Per porre domande, considerazioni e quant'altro all'attenzione di noi tutti. Ringrazio Regione Lombardia ed AIPO che è qui presente con il dottor Baccolo che è il direttore del settore territorio, quello che è coinvolto per primo nella realizzazione del progetto delle vasche di laminazione del fiume Seveso. Poi abbiamo il dottor Fossati che è il delegato da parte del commissario governativo, il presidente Maroni, per la gestione della realizzazione dell'opera per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio lombardo. L'ingegner Mille che è il dirigente di AIPO che segue il progetto e poi lo studio Etatec, se non ricordo male, rappresentato dall'ingegner Paoletti e l'ingegner Croce, Croci che sono i progettisti e ahimè dottor Romano? Orlandi, pardon, che fa parte sempre del è geologo e fa parte dello studio di progettazione. Come sapete la progettazione per il momento è a livello di progettazione preliminare, è già stato presentato il definitivo, il 24 ci sarà la prima conferenza di servizi, non so se poi sarà anche l'ultima, questo non lo so, lo scoprirò il 24, per l'approvazione del progetto definitivo, per il quale è già stata rilasciata la valutazione di impatto ambientale da parte del dirigente di Regione Lombardia ad inizio marzo, che è già stata oggetto di analisi da parte del gruppo di lavoro e della quale abbiamo parlato anche la scorsa settimana nell'ultimo incontro del forum dei cittadini. Ecco, non vado oltre, cedo brevemente la parola all'assessore Silipigni e poi direi di procedere immediatamente con relazione a riguardo del progetto da parte dei funzionari di Regione Lombardia e di AIPO. Ecco, mi piace sottolineare la presenza dal pubblico del sindaco Rivolta di Lentate sul Seveso, è stato l'unico sindaco ad accogliere l'invito che l'amministrazione comunale ha rivolto ai sindaci dell'asta del Seveso, quindi da Lentate a scendere sino a Paderno, Cormano. L'unico sindaco che ha risposto presente è qui presente ed è il sindaco Rivolta di Lentate sul Seveso. Non possiamo partecipare da parte del comune di Varedo, gli altri comuni missing in action, non abbiamo avuto notizie a riguardo. Nulla. Via. Procediamo ora con... Mi perdoni? Gli assessori regionali qua non ce n'è. Qua abbiamo solamente dirigenti che sono parte amministrativa, qua non c'è il livello politico rappresentato, se non... Questi sono i dirigenti, sono gli apicali della struttura regionale, quindi sono le persone che stanno chiaramente portando avanti quello che è l'indirizzo che spetta alla parte politica, indubbiamente. Quindi nessun partito, ma solamente funzionari dello Stato, funzionari di Regione Lombardia e di AIPO, che è l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, agenzia interregionale che è formata dalla Regione Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, quelle le regioni dove incide il bacino del fiume, e poi chiaramente lo studio dei progettisti. Prego, Assessore. Sì, buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza. Il Sindaco forse non l'ha visto arrivare perché...
appunto si è confuso tra, però è arrivato anche l'assessore Valentini di Bollate, che ovviamente, come mi fa notare il sindaco Folis, è ormai uno di noi, nel senso che è un componente stabile del nostro gruppo di lavoro e veramente prezioso. Come vogliamo organizzare la serata in modo tale che si faccia un po' il piano dell'opera? Allora lasceremo la parola appunto a Regione Lombardia per quanto riguarda la presentazione del progetto, dopodiché avremo il piacere di dar la parola appunto al sindaco presente piuttosto che all'assessore di Bollate, poi abbiamo appunto i nostri tecnici e abbiamo quelli comunali, abbiamo anche i tecnici che noi abbiamo incaricato della società Progepiter, che appunto ci stanno assistendo e nella fase ormai passata della via, cioè valutazione di impatto ambientale, e ora in questa ulteriore fase di cui ricordava Aurora il sindaco del 24, quando ci sarà appunto la prima conferenza di servizi sul progetto definitivo. Una notazione diciamo pratica, sì, siamo intanto in diretta streaming, quindi voglio dire sarebbe il caso, ma non mi sembra che ci sia ad ora questa necessità di venire troppo avanti perché magari si è indirettamente ripresi. Chi, e spero tanti, volesse dare il proprio contributo piuttosto che fare delle richieste deve prima venire un attimo qui alla mia sinistra dalla dottoressa Carnà per firmare una liberatoria in modo tale che acconsente a che venga ripreso. Qualora questo non lo volesse può intervenire dal posto senza essere ripreso. Un'ultima annotazione che vorrei fare: la volta scorsa, che era il terzo appuntamento di questo forum, strumento partecipativo al quale crediamo tantissimo come amministrazione, abbiamo lasciato un customer satisfaction, ormai siamo diventati tutti inglesi, insomma col mio anglo-siciliano forse non è perfetto, ci abbiamo lasciato un modulino dove andare ad indicare il tipo di gradimento che si ha o non gradimento ovviamente rispetto a queste iniziative. Erano presenti lunedì scorso il 13 105 persone, al questionario hanno risposto 42 persone, quindi abbiamo fatto un calcolo di circa il 40%, e abbiamo avuto l'interezza di chi ha risposto, che ha sufficientemente compreso sia la problematica relativa alla realizzazione delle vasche nel nostro territorio, sia che l'esposizione tecnica l'ha ritenuta sufficientemente chiara. Subito lì all'ingresso, a sinistra, entrando a destra rispetto a dove guardo io, c'è un apposito tavolino dove ci sono questi moduli. Invito tutti o chi lo volesse a diciamo usufruirne e poi a lasciarlo al nostro collaboratore che è appunto in fondo alla sala. Detto questo, io direi di insomma andare nel vivo della serata e ringraziando ovviamente Regione Lombardia che lei stessa si è dichiarata disponibile, ci ha fatto appunto un invito ad essere lei qui da noi, e questo è ovviamente un gesto che apprezziamo tantissimo. Lascio la parola, non so con quale ordine, poi la gestiranno loro. Grazie. Bene, grazie assessore, grazie sindaco. Allora, innanzitutto mi presento, sono Baccolo, il sindaco ci ha ben descritto. Innanzitutto veramente un grazie sentito, perché anche noi, anche Regione, anche l'assessorato avvertiva la necessità vera e propria di poter avere un'occasione come questa. Diciamo, siamo stati un po' sfortunati, il sindaco lo sa, abbiamo mancato i primi due appuntamenti che avete avuto perché non siamo riusciti a combinare le date, sono capitati sempre in occasione nella quale avevamo un impegno, io almeno io e Fossati, se ricordo bene addirittura fuori Regione. Qualcuno di voi mi ricorderà invece al terzo appuntamento, solo qualche giorno fa sono venuto, però ovviamente naturalmente solo come partecipante, osservatore diciamo così, però il sindaco e l'amministrazione sono stati veramente gentilissimi a darci l'opportunità questa volta, in questa occasione, di poter essere qui di fronte a voi per poter svolgere questa relazione. Allora, è stato detto bene dall'assessore, come abbiamo immaginato di proporvi questo incontro? Allora, ci siamo detti, potrebbe essere utile, potrebbe essere la modalità più utile poter svolgere una, ve l'assicuro, vedrete, sarà breve, molto breve relazione da parte mia e dei Fossati, che ha unicamente questo scopo, perché con questa che è la quarta serata del forum e che poi segue tutta una serie di incontri
a diverso titolo che sono stati svolti nel passato. Certamente, se lo vorrete, lo faremo volentieri, però non c'è certamente la necessità di raccontare tutta la storia e tutta la particolarità del progetto. Solo dalla nostra presentazione fatta dal sindaco ha visto con quale precisione ed attenzione l'amministrazione, e io so anche molto di voi, avete dedicato all'esame dei progetti. Però, ascoltando le prime due riunioni, osservandoli diciamo da diretto partecipante la terza, abbiamo la convinzione, poi ci direte voi se abbiamo torto o ragione, che alcuni punti possono meritare di essere chiariti meglio, usiamo questo termine. Pertanto, vedete che il titolo che abbiamo dato a questa breve presentazione è alcune precisazioni, giusto per poter mettere, noi lo speriamo, un faro che permetta su alcune cose, magari un po', adesso oscura è una parola un po' grossa, però ci siamo capiti, oppure su altri aspetti sulla quali almeno abbiamo avvertito dei dubbi, di potervi dare un'informazione precisa. Ovviamente ciascuno poi si farà l'idea personale, però questo porterà via pochi minuti. Magari ci sarà anche qualche notiziola un po' interessante che io speriamo possa suscitare anche vostre domande e il vostro dibattito. Abbiamo fatto così in modo tale da lasciare, e io spero che anche questo sia una scelta positiva, di lasciare semplicemente il massimo spazio possibile al proseguo della serata così come l'ha descritta l'assessore, e soprattutto anche alle vostre domande, se ci saranno. Io credo, avendo visto cosa è capitato nelle tre serate precedenti, certamente ce ne saranno. E per questa ragione io e Fossati abbiamo pensato che fosse giusto, come possiamo dire, accompagnarci, come ha detto il sindaco, con tutte le persone, solo ed esclusivamente tecnici, che hanno a diverso titolo una importanza in questo percorso. Quindi l'ingegnere Mille, dirigente di tutta dell'AIPO per l'intera regione Lombardia, che quindi segue una serie piuttosto importante di cantieri su tutti i corsi d'acqua principali della regione, poco compreso, che sono affidati ad AIPO, e poi anche il gruppo di progettazione, perché potrebbero esserci delle domande o delle richieste di chiarimento talmente precise che il gruppo di progettazione, che è stato incaricato da AIPO a seguito di una specifica gara d'appalto, può darsi che sia facilmente, sarà necessario anche un loro intervento. Diciamo che per poter rispondere ad eventuali domande non siamo riusciti, io e Fossati, ad immaginarci chi altri mettervi a disposizione. Vediamo poi se siamo sufficienti ad adeguarti. Mi avvio io, ma solo per un paio di cose, e poi seguirà il Fossati. Allora, vediamo un po'. Qualche notiziola solo di inquadramento, perché mi serve per la slide successiva, che forse è un aspetto, darà un aspetto interessante. Questi sono tutti dati perfettamente conosciuti, i primi due. Può darsi che è presente nel progetto, però può darsi che non abbiate trovato traccia del terzo punto. Quindi la dimensione del bacino del Severo, tutto sommato, lo vedete, una dimensione abbastanza contenuta, una lunghezza ancora una volta molto contenuta. All'interno di questa lunghezza il progetto riporta questa notizia che ha una certa rilevanza per l'esito finale che troveremo. Quindi, per esempio, una serie di attraversamenti che sono stati contati, 48, dei quali sono una parte, io mi permetterei di dire una piccola parte, sono stati progettati e hanno una dimensione sufficiente a poter, come possiamo dire, sopportare la famosa e mitica ondata di piena centennale sulla quale devono essere basati tutti i calcoli. Cosa capita agli altri tra 17 e 48? E tra 17 e 48 sono attraversamenti del Seveso che sostanzialmente non sono adeguati, quindi entrano in crisi, addirittura in alcuni casi vengono superati dall'onda di piena, oppure, come per esempio capita nel sottosuolo di Milano, vanno addirittura sotto pressione. Allora, mi faceva piacere, perché
dare anche questa informazione, che sostanzialmente non vuol dire niente, se volete, però ci aiuta a dare qualche dimensione, perché vi ho detto, certamente il fiume di cui dobbiamo parlare questa sera non è neanche lontanamente uno dei più importanti della Lombardia. In alcuni casi si dice fiume Seveso, in altri casi si dice torrente Seveso, insomma comunque qualche cosa di limitato. Se facciamo due conti, ma proprio con la matita sul rovescio della carta del giornale, immaginando qual è la pioggia che può cadere su questo bacino, esattamente come in altri bacini della stessa dimensione, né di più né di meno, otteniamo dei dati che a volte io per primo a volte mi stupisco. Vi abbiamo fatto l'esempio: se immaginiamo una pioggia di 10 mm, un centimetro d'acqua per ogni metro quadrato, una pioggia, come possiamo dire, assolutamente modesta. Se immaginiamo che questa pioggia cada sull'intero bacino del Seveso, che abbiamo misurato più o meno nella slide precedente, vedete che enorme quantità d'acqua arriva sul bacino. Ho 10 mm per fare le moltipliche alla svelta. Se utilizziamo questa modalità di calcolo e facciamo sempre stima molto alla larga, ma per darci un'idea, proviamo a immaginare che cosa è successo nell'ultima esondazione, quella 12 e 15 di novembre, e il 12 e 15 di novembre sono andato a vedere le relazioni che sono state inviate ufficialmente dalla regione alla protezione civile e agli altri organi. Piovosità media del bacino, perdonate se c'è qualche imprecisione, però del giorno 12 70 mm di pioggia, piovosità media delle 24 ore il 15 di novembre 100 mm di pioggia. Fate la moltiplica, 70 più 100, 170, io sono stato prudente, ho immaginato, diciamo che possiamo immaginare 30 milioni di metri cubi che sono, diciamo, caduti attraverso la pioggia su questa superficie. Ripeto, fino a qua niente di diverso di quello che capita a ogni bacino fluviale della Lombardia di questa dimensione. Non c'è assolutamente nessun problema, nessuna differenza. Una notazione finale per arrivare alla slide successiva e ci avviamo alla conclusione di questo ragionamento. Diciamo che prima di farvi vedere qualche dato numerico, una informazione, diciamo anche questa l'ho cercata sulla letteratura scientifica, diciamo che possiamo immaginare anche questo vuoto per pieno, insomma un po' con qualche scala di approssimazione, che allora ovviamente questa quantità di acqua che piove sul terreno non va ovviamente immediatamente tutto a infilarsi nei corsi d'acqua del Seveso, del Garbogia, del Pudiga e in tutte le altre cose. No, ovviamente. Questa quantità di acqua precipita al suolo, dove ci sono terreni coltivi, boschi, terreni naturali permeabili, si infiltra nel terreno, comincia a fare un lungo viaggio. Altra acqua invece cade su superfici impermeabilizzate, diciamo urbanizzate, che così ci siamo ben capiti, ha un percorso molto più rapido. La letteratura scientifica dice la velocità con la quale l'acqua si infiltra nei terreni permeabili, diciamo nei terreni agricoli, nei terreni boschivi, può essere fino a 10 volte minore la velocità di infiltrazione nei terreni naturali rispetto alla velocità dei terreni urbanizzati. Qua invece abbiamo, ed è finito con questo, se ricordo bene abbiamo finito, qua abbiamo invece quella che è una differenza, perché parlando di pioggia, la pioggia cade nello stesso modo, sì, magari un po' di più da una parte, un po' di più dall'altra, però cade nello stesso modalità su tutti i fiumi della Lombardia. Le velocità di infiltrazioni sono uguali anche quelle. Qua abbiamo tutti i temi che sono ben conosciuti, mi ricordo sono stati rappresentati, questo in particolare, dal sindaco nel suo intervento l'anno scorso a Milano. Quello che c'è di significativamente diverso nel bacino del Seveso è questa figura. Il grado di urbanizzazione complessivo di tutta l'asta del Seveso, quindi a partire dai comuni alti fino ad arrivare al limite di Milano, vedete, è nell'intorno del 50%. Per curiosità, ma semplicemente per curiosità, perché il
bacino è piccolino, ma non è proprio piccolissimo. Vi ho anche segnato in un'elaborazione che abbiamo fatto negli scorsi mesi per tutta i comuni di tutta la regione, anche quelli che sono le realtà, la differenza tra superficie urbanizzata e superficie, perdonatemi, naturale di ciascuno dei comuni. Ovviamente lo vedete, insomma è anche più facile vederlo da lì, rosso più scuro per le percentuali maggiori, colori più chiari per le percentuali minori. Ecco, diciamo, forse questa figura in particolare ci dà una dimensione del tema che è particolarmente specifica per questo bacino e che per le ragioni, se volete le approfondiamo, ma io so che sono ben conosciute, generano il problema che abbiamo di fronte. Allora, questo, nient'altro, solo per fissarcela, è stata ben ricordata in tutte le occasioni, è stata anche una delle slide rappresentate, come possiamo dire, dei punti cardinali della relazione di Viscomi della scorsa serata. Quindi l'ondata di piena, questi sono i due dati principali che generano tutti i calcoli successivi, che danno luogo nella sostanza allo sviluppo del progetto che conoscete o di qualsiasi anche progetto alternativo. Tutto parte da questi due dati, quindi da un volume, la famosa ondata di piena centenaria, che lo dico perché potrebbe esserci un dubbio, che non ha il significato di realizzarsi fra 100 anni, tutti vorremmo campare per 100 anni sarebbe un po' noioso, no, che ha il significato di essere un evento che si può verificare una volta nel periodo di 100 anni, si può verificare fra 100 anni e si può verificare semplicemente questo fine settimana. È un'unità di calcolo che viene usato in tutti questi casi. Allora, l'ondata di piena che occorre in qualsiasi modo mettere sotto controllo ha un volume di 6,7 milioni di metri cubi e una portata calcolata alla presa di Palazzolo, mi sembra di ricordare, di 150 metri cubi al secondo. Qui mi fermo io, così mi riposo un po' e lascio la parola al Fossati. Grazie. Sì, sottolineo che è importante tenere sempre e fare il ragionamento sempre su due dati, il dato di portata e il dato del volume dell'onda di piena. Perché se giochiamo solo con i numerini delle portate, far tornare o modificare i numerini è relativamente semplice. Il problema è che modificando dei numerini si modificano dei volumi di piena e quindi si modifica la quantità d'acqua, detta in maniera più semplice, che si sposta nel canale scolmatore, verso il Ticino, verso Milano e quant'altro. Quindi è importante, io cercherò adesso anche nelle slide successive, voi vedrete che si parlerà sempre di portate e di volumi. Altra notazione, in alto c'è scritto con riferimenti al progetto, non intendiamo solo il progetto delle vasche di Senago, ma la situazione complessiva del bacino del Seveso a progetto. Il progetto delle vasche è stato preceduto da uno studio, anzi da due studi molto approfonditi, uno dell'autorità di bacino del fiume Po e uno di AIPO che lo ha poi riaggiornato e integrato. Quindi perché voi sapete che lungo il bacino del Seveso sono previsti diversi interventi di laminazione. Io li ricordo molto rapidamente, a partire dall'alto, una serie di ripristini di aree golenali, cioè di aree limitrofe al corso d'acqua, vicine al corso d'acqua, nelle quali fare esondare il Seveso in maniera controllata, che sono localizzate nei comuni di Vertemate con Minoprio, Carimate, Cantù, se mi ricordo bene. Poi aree di laminazione più vaste, più grandi, simili a quelle che verranno realizzate a Senago, che sono localizzate in questo momento nei comuni di
Lentate sul Seveso, nel comune di Paderno e Varedo, e naturalmente questo, diciamo, a monte della presa del canale scolmatore che è localizzata appunto a Palazzolo. A valle di questa opera già esistente ci sarà, il Comune di Milano sta progettando e si realizzerà un'ulteriore area di laminazione localizzata sul territorio del Comune di Milano nel Parco Nord, al confine con il Comune di Bresso. Bene, ammettiamo che tutte queste aree di laminazione fossero già costruite. Cosa succede? Succede che l'onda di piena, la famosa onda di piena centenaria, eccetera, e le portate che la provocano, alla presa di Palazzolo viene ridotta a, vi ricordate il numero di prima era 150 attualmente metri cubi al secondo, viene ridotto a 47 metri cubi al secondo, per un volume complessivo di 3,2 milioni di metri cubi che devono essere gestiti in qualche modo lì. Una parte naturalmente di questi milioni di metri cubi di volume transiteranno lungo il canale scolmatore, e anche noi qui abbiamo dei vincoli, che sono: il canale scolmatore non può portare più di una portata assegnata e definita, che a livello di progetto è 25 metri cubi al secondo, perché la normativa ci chiede di lasciare quelli che vengono chiamati in termine tecnico i franchi di sicurezza. Nell'evento di novembre il canale scolmatore è andato a una velocità, ha fatto transitare acqua per portate maggiori di questa, però come probabilmente sapete abbiamo raggiunto il limite, c'è stato una tracimazione e una rottura parziale anche del canale, perché non è possibile farlo funzionare al di sopra, diciamo, di quello che ho detto prima, 25 metri cubi al secondo più il franco di un metro. Quindi una parte di quei 3,2 milioni di metri cubi transiterà, arriverà al nodo di Vighignolo, dopo vediamo, perché il canale scolmatore, come sapete, arriva in questo ulteriore nodo idraulico importante che è nella zona di Ro Vighignolo, e poi ha due possibilità: o proseguire verso il fiume Ticino, e il canale porta già adesso fino al fiume Ticino, oppure circunnavigare tutta la città di Milano, nella zona ovest di Milano, per poi scaricarsi nel Lambro meridionale. Dicevamo che questi 3,2 metri cubi, una parte allora la gestiremo, dopo vedremo come, ma una parte dobbiamo toglierla, e fino a 810.000 metri cubi devono essere trattenuti all'interno di aree di laminazione, che sono quelle che noi pensiamo di realizzare a Senago. A Senago che cosa succede? A Senago succede che il canale scolmatore, che passa da Senago e termina il suo raddoppio, perché un primo pezzo del canale scolmatore è già raddoppiato, il resto del canale scolmatore non sarà raddoppiato, ma sarà adeguato, cioè modificato in modo tale da poter far transitare una quantità di acqua maggiore rispetto all'attuale. Che cosa succede però appunto sul territorio anche di Senago? Che il canale scolmatore, oltre a prendere i 60 metri cubi al secondo del Seveso, riceve già adesso due corsi d'acqua che transitano anche, che sono presenti sul territorio di diversi comuni e anche del comune di Senago, che sono il torrente Garbogera e il torrente Pudiga. Anche qui, come vedete, il torrente Garbogera riverserà nelle aree di laminazione, nelle vasche di laminazione di Senago, 5 metri cubi al secondo, il torrente Pudiga 18 metri cubi al secondo.
la portata eccedente questi valori, 5 e 12, 5 per il Garbogera e 12 per il Pudica, transiteranno e continueranno ad andare dentro nel canale scolmatore di Nord-Ovest. Non li azzeriamo totalmente, perché una parte comunque continuerà verso Milano, anche su questi due corsi d'acqua. Ecco, oltre al Pudica e al Garbogera, quindi a valle del territorio di Senago, il canale scolmatore di Nord-Ovest porterà sostanzialmente 42 metri cubi al secondo. Rifaccio molto rapidamente il conteggio solo sulle portate, ma ribadisco quel concetto di prima che vanno considerati i volumi, che dal Seveso si deriveranno 60 metri cubi al secondo, 25 transiteranno, 35 entreranno nel sistema delle vasche di Senago. Oltre a questi 35 che provengono dal Seveso, ci saranno quei 5 più 18, se mi ricordo bene, del Garbogera e del Pudica. Quando tutto verrà poi restituito, si aggiungerà, tutto poi, il canale scolmatore poi dovrà avere lo spazio sufficiente per poter incamerare una quantità di acqua che proviene da altri corsi d'acqua. Sono il torrente Guisa, il fiume Lura, l'Olona, che è un corso d'acqua molto grande, il ramo Olona, che è un ulteriore deviatore, e il Naviglio Grande. Lì sotto ci sono sempre le portate che ciascuno di questi affluenti dovrà portare all'interno del canale scolmatore di Nord-Ovest, quando questi saranno sistemati, perché su ciascuno di questi stiamo già realizzando aree di laminazione similari a quelle di Senago. E arriviamo in questo modo a valle appunto di Senago e al cosiddetto nodo di Vighignolo. E lì che cosa succede? Succede che una quantità di acqua, per forza, stiamo sempre parlando della piena centenaria del Seveso, con l'aggiunta di tutte queste acque che provengono da tutti questi corsi d'acqua, calcolati in un assetto di progetto con piene di tempo di ritorno di 100 anni, per tutti evidentemente, succederà che al nodo di Vighignolo una parte di quest'acqua verrà infilata nel deviatore Olona, si chiama così, quel canale artificiale che circunnaviga tutta la città di Milano nella zona ovest per poi arrivare nell'ambro meridionale, e una parte ancora cospicua comunque andrà verso il fiume Ticino. Quindi 31 metri cubi al secondo saranno deviati nel canale scolmatore, nel deviatore Olona, che è stato appositamente adeguato e allargato per prendere anche tutte queste portate, e una parte, una quota residuale, non potremo far altro che mandarla verso il Ticino, e sarà una portata di 90 metri cubi al secondo. Andiamo avanti. Vi ricordate, siamo partiti dal fatto che a Palazzolo, verso Milano, il Seveso deve essere azzerato. Anche perché da Palazzolo fino a Milano gli sfioratori delle reti di drenaggio urbano ed altre immissioni rigenerano una quantità di portata e di un volume di piena ancora non compatibile con la cosiddetta tombinatura di Milano. Voi sapete, quando il Seveso arriva in zona di via Ornato, si infila nella tombinatura di Milano, costruita a partire dalla fine dell'Ottocento con progressivi tombinamenti, diciamo, a più riprese. Naturalmente tombinature fatte sulla base di conteggi e di valutazioni fatte alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, a metà del Novecento e così via. Queste foto che vedete qui sono
le foto della tombinatura sotto Milano. Siamo andati a visitarla, l'abbiamo percorsa, abbiamo chiesto al Comune di Milano e alla società che gestisce, che è Metropolitana Milanese, che gestisce il canale, la tombinatura di Milano, di poter visionare. Come vedete sono delle foto che mostrano da una parte, in alto a destra e in basso a sinistra, e anche in basso a destra, la tombinatura, che è assolutamente insufficiente a contenere le acque che arrivano, ma anche perché c'è una certa quantità di materiale che potete vedere. Materiale che è in fase, anzi i lavori sono quasi terminati, il Comune di Milano, dopo le piene dello scorso anno, si è deciso a pulire una certa quantità di questi materiali, che come potete vedere in alto a sinistra inficiano quasi per un terzo, no? La sezione, la galleria sotterranea di Milano. Ancora queste foto del sotterraneo di Milano, proprio dove il Seveso si immette nella cosiddetta roggia, o comunque Naviglio Martesana, che è un naviglio che arriva dal fiume Adda, attraversa tutta la pianura dall'Adda fino al centro di Milano e riceve il Seveso. Naturalmente anche la Martesana porta del materiale molto più fine che vedete lì in basso a destra, perché attraversa sostanzialmente quasi totalmente zone agricole e zone e campagne. Andiamo avanti. I lavori sono quasi terminati. Ma i problemi ci sono non solo a Milano, per la verità i problemi ci sono lungo tutto il corso del Seveso, soprattutto l'alluvione di sia quello di luglio che di novembre ha dimostrato che i problemi ci sono dappertutto, quindi non solo a Milano, non solo a Bresso, non solo a Paderno, ma anche a Cesano Maderno, ma anche a Palazzolo, ma anche a Lentate, eccetera. Ma ci sono grossi problemi anche sul fiume Ticino. Qui, come potete vedere, le scolmature in questo momento in Ticino arrivano fino a 150 metri cubi al secondo, provenienti dal canale scolmatore di Nordovest, quindi non solo dal Seveso, come dicevamo prima, ma anche dagli altri corsi d'acqua. Quando ci sono contemporaneità di piene, il Ticino è un fiume, sicuramente è un vero fiume, molto più grande evidentemente del Seveso, e la capacità erosiva che ha questo corso d'acqua, lo abbiamo visto proprio anche durante la piena di novembre. Ci sono state delle piene del canale scolmatore, proprio nel punto dove il canale scolmatore butta fuori l'acqua proveniente da tutti questi corsi d'acqua, che hanno comportato la distruzione di una grossa fetta di foresta planiziale. Ma al di là delle foreste, il tema è che ormai ci sono anche dei nuclei abitati di Abbiate Grasso che in questo momento sono a rischio di esondazione. Andiamo avanti. Ecco, più volte abbiamo interloquito con l'amministrazione comunale, con tutti i soggetti istituzionali interessati, per dire che il tema delle piene marcia e va avanti di pari passo, naturalmente con tempistiche anche in parte che si sovrappongono, in parte differenziate, col tema del miglioramento della qualità delle acque. È cosa recentissima, lo sapete anche voi, che proprio recentemente un gruppo di comuni del bacino del Seveso hanno inaugurato la dismissione del depuratore di Varedo e il convogliamento di tutti i reflui di un gruppo di comuni del medio e alto Seveso verso il depuratore di Rò. La sostanza è che abbiamo tolto inquinamento dal Seveso per 115.000 abitanti equivalenti, termine un po' tecnico perché in questo modo si misurano. Sono in corso gli allacciamenti delle reti fognarie che in questo momento, negli anni scorsi,
ancora non sono collettati insieme alla, diciamo così, ai collettori principali. 5 agglomerati del bacino del Seveso Monte sono in fase di realizzazione, ma oltre al tema qualità abbiamo anche e stiamo concludendo un accordo con Capholding, che è l'ente che gestisce il servizio idrico in tutta l'area vasta di Milano, cosiddetta città metropolitana, per fare, e ormai l'hanno già approvato, un piano di investimenti a carico appunto del lato Monza Brianza e del lato area metropolitana, per la riqualificazione qualitativa e quantitativa degli scarichi in Seveso. È un programma molto impegnativo, è un programma che è finanziato da tutti noi, cioè da tutti i cittadini, perché noi paghiamo la tariffa dell'acqua e nell'ambito della tariffa dell'acqua una quota parte viene dedicata a questo tipo di opere, che sono in fase di progettazione in alcuni ambiti e saranno implementate nel corso del tempo, naturalmente con una tempistica abbastanza lunga. Tanto per darvi un'idea, l'impegno finanziario di Capholding è di quasi 1 miliardo di euro in 15 anni. Ok, andiamo avanti. Non è un forse, verranno realizzati con i piani d'ambito. Allora, se volete, io posso anche piantare. Chiudiamo. Pazienza. Allora. Pazienza ancora. Scusate un attimo, lasciamo finire la presentazione, poi si interviene. Signori, solo per diritto di ospitalità, io chi viene a casa mia la porta in faccia non gliela chiudo, solo per diritto di ospitalità, ok? Poi, liberi, siete tutti adulti, liberi e maggiorenni, quindi fate come meglio vi aggrada. Io sinceramente, solo per una questione di educazione, la parola a una persona non gliela tolgo, va bene? Dopodiché comportatevi come volete. Portate pazienza, mancano solo 2 o 3 slide, poi abbiamo finito. Volevamo toccare altri 3 temi che so che sono particolarmente sentiti anche da voi. Uno è che tipo di sedimenti e quali sedimenti entreranno nelle aree di laminazione. Il progetto e lo studio di impatto ambientale per la prima volta. No, scusate un attimo, però va bene tutto, però penso che l'educazione è una base. Siamo esasperati, sono pienamente d'accordo, però se ragazzi, la partecipazione è la cosa più bella del mondo, però prevede anche una forma di interlocuzione. Se voi vi dà fastidio, noi chiudiamo e ci salutiamo, arrivederci, non c'è problema, però vediamo. Abbiamo affondato una porta aperta che noi siamo, no, non le mettete, non le mettono al limite, non le mettete, abbiamo, noi siamo contro, però facciamoli finire, poi abbiamo poi ascoltiamo, abbiamo tra l'altro anche, grazie, abbiamo grazie. Finito per dire che i sedimenti che entreranno, anche questo tema è stato particolarmente approfondito nel progetto, nello studio di impatto ambientale, e
abbiamo visto come le rilevazioni finora fatte sostanzialmente ci dicono che i sedimenti stanno tutti, diciamo così, sono dentro nella norma, nella regola, e che questi sono i dati e che una volta sedimentati all'interno delle aree di laminazione saranno periodicamente ripuliti e portati a discarica, questo in modo da evitare appunto ulteriori dispersioni sul territorio, addirittura nelle case. Andiamo avanti, tanto non ascoltano. Oh, allora, adesso per finire, però sono due temi che sono emersi nello scorso incontro. Dato che questi sono emersi nello stesso incontro, diciamo, la mia impressione, essendo qua a sentire, era che non fossero stati sufficientemente chiariti, abbiamo pensato gli ultimi due slide di chiarirli. Allora, il famoso tema dell'impianto che è stato messo a dimora recentemente in un'area che verrà interessata dalla realizzazione delle vasche. Io ho sentito e ho anche scritto tante cose. Allora, la relazione tra l'impianto che è stato messo a dimora e la realizzazione del progetto di cui stiamo parlando questa sera è una relazione che semplicemente non esiste. L'impianto è fatto su terreni agricoli che restano terreni agricoli, che verranno valutati in quanto terreni agricoli. Pertanto la relazione col progetto è una relazione inesistente. Sappiamo tutti, la prima notizia mi è stata data da alcuni di voi, se ricordo bene, quando c'è stato l'incontro in quel del parco delle Groane, che quell'impianto è stato presentato e soggetto ad un contributo comunitario. Io assolutamente ho gestito queste cose per anni e anni, non entro assolutamente nel merito di quelle che sono le particolarità della società interessata e quant'altro, però quello che vi dico è: tutte le procedure che sono oggetto di finanziamento comunitario, che sia una stalla, un'infrastruttura agricola, un trattore quando ancora si davano i contributi ai trattori o un impianto di arboricoltura da legno, sono soggette per la loro liquidazione, quindi per ricevere fisicamente il contributo, ad una serie di controlli e di verifiche assolutamente puntuali. Quello che era stato chiesto nella volta scorsa è: qual è la conseguenza di questo impianto? Muta, aumenta, diminuisce il valore dei terreni? Terreno agricolo era prima, terreno agricolo è adesso. L'ultima cosa. Ecco. Erano tre. Poi il tema delle indennità. Allora, il tema delle indennità. Nell'ambito del progetto c'è un, io l'ho letto tutto in modo tale da potervi dare la migliore risposta questa sera, c'è un documento intero che è dedicato alle stime dei valori di esproprio, che esamina tutte i singoli proprietari che sono coinvolti nelle aree del progetto. Sono in tutto 165 pagine. Chi ha voglia di guardarlo lo può guardare come ho fatto io. Un attimo. Il tema, quello che è spiegato in quel documento è che non in questo momento, però le procedure di esproprio non fanno più riferimento ai valori agricoli medi che erano pubblicati sul bollettino ufficiale fino a qualche anno fa, ma oggi il soggetto che espropria, in questo caso AIPO, deve utilizzare un'altra modalità, che è il valore effettivo dei terreni. Chiunque abbia di noi una curiosità per sapere il perché e il per come, legge il documento e scopre tutto. L'ultima. Allora, la volta scorsa avete chiesto: ma cos'è alla fine che viene dedicato ai costi di progettazione complessivi?
tutto quello che vi abbiamo fatto vedere questa sera, come dicevo Fossati prima, è relativo all'intero sviluppo del programma, dalle vasche di eliminazione in alto fino alle vasche di Senango. La volta scorsa è stato chiesto: ma cosa costa di progettazione tutto questo? Allora, dato che l'intervento è oggetto di finanziamento pubblico, il che, come ha detto Fossati, è finanziato da tutti noi, tutte queste informazioni devono essere trasparenti. Tutte queste informazioni devono essere trasparenti. Allora, avete fatto la domanda la volta scorsa, questa è la risposta. Quindi, e con questo anche una notizia più particolare, questi sono i costi che fino adesso sono stati sostenuti, fino ad oggi unicamente ed esclusivamente da Regione Lombardia. L'ultimo di questi pallini è il finanziamento che è già stato assegnato nei giorni scorsi, diciamo, da Regione ad AIPO per procedere al completamento della progettazione definitiva di tutte le aree che prima ha sviluppato Fossati. Quindi, Senago allo stato di progettazione definitiva, non preliminare, che prima ha precisato il sindaco, la totalità delle altre opere elencate da Fossati in precedente, che a questo punto hanno ricevuto il finanziamento da parte del bilancio regionale per essere sviluppate allo stadio di progetto definitivo indispensabile per attivare anche in quel caso la valutazione impatto ambientale, eccetera eccetera eccetera. Aspetta un attimo, la presentazione è finita. Allora, tranne che all'ultima cosa che restituisco, ha ragione, e pertanto vi dico, la presentazione è finita, adesso gli altri interventi e tutte le vostre domande. Va bene, allora, gli animi che siano riscaldati è sinonimo del fatto che ci teniamo parecchio. È chiaro che è doveroso un grazie per la loro esposizione, sommessamente. Però ragazzi, fatemi finire. Stavo dicendo sommessamente che forse sono partiti un po' troppo da lontano e forse non era particolarmente, diciamo così, interessante visto l'argomento della serata. Però detto questo, ora io inviterei tutti, veramente, visto che siamo tutti veramente grandi e persone civili sui quali io non ho dubbio alcuno, abbiamo esternato le nostre rimostranze, lo faremo con gli interventi. Ora facciamo intervenire. Ragazzi, però scusate, è troppo facile parlare senza microfono. Parliamo al microfono, iscrivetevi a parlare e parlare. Lo so, siamo pienamente d'accordo. Ora invito gentilmente la dottoressa, mi sfugge il nome in questo momento, Riva, sì, ricordo bene, Rivolta, no, Riva, chiedo scusa, sindaco di Lentate, che è stato appunto, come diceva prima il nostro sindaco Fois, l'unico sindaco a rispondere in maniera io ci sono, e io mi sembra non solo doveroso, ma anzi interessante per noi che lei porti il suo contributo, quindi per piacere stiamo tranquilli. Dopodiché passeremo, io già ho qui 1, 2, 3, 4, 6 persone iscritte a parlare, tutti siete invitati caldamente a prendere appunto contezza del fatto che bisogna fare una liberatoria e intervenire. Accettiamo i contributi di tutti, anzi. Buonasera a tutti e ovviamente ringrazio per l'invito che mi è stato rivolto dal vostro sindaco. Non so quanto a questo punto potrebbe essere il vostro interesse per quello che io avrei voluto dirvi. Quindi faccio una cosa molto semplice. Vi chiedo, vi interessa conoscere quella che è la situazione del mio territorio relativamente al discorso Seveso? Perché se è così, io proseguo, provo anche a non portarvi via troppo tempo, ma se non c'è interesse,
Io non ho nessun problema, perché a me la cosa è nota. Mi ha fatto piacere anche essere qui con voi e quindi posso tranquillamente salutarvi e andarmene. Quindi a voi la scelta. Va bene, allora cercherò di essere concisa. Per quanto riguarda il mio comune, ahimè, devo dirvi che noi siamo stati colpiti da ben due esondazioni, quella dell'8 luglio e quella del 15 novembre, e abbiamo rischiato di averne una terza il 12 novembre. Siamo arrivati proprio al limite del nostro fiume. Questo è stato un dramma per il mio territorio che io credo ricorderò per il resto della mia vita. Il fatto di vedere quest'acqua che riempiva gli scantinati, le abitazioni di queste case che sono ridossate sul fiume, mi ha veramente fatto male. Se ci fossero qui i miei concittadini, ovviamente direbbero che ha fatto più male a loro che non a me. Ho condiviso comunque con loro tutto questo percorso. Ma perché sono partita da questo aspetto? Per farvi capire davvero quello che è il dramma che si vive in queste situazioni. Situazioni nelle quali il piano d'emergenza ha funzionato, ma questo non è di consolazione per me. Eravamo tutti lì, siamo intervenuti, abbiamo aiutato, ma questa è un'altra storia. Dobbiamo capire perché questo è successo, ma soprattutto, ve lo dico proprio con il cuore in mano, io voglio che questo non accada più. Quindi gli sforzi che noi stiamo facendo vanno in questa direzione. Non eravamo stati comunque con le mani in mano fino all'8 luglio, tant'è che loro lo sanno bene, eravamo già partiti con tutta una serie di progettualità. Peccato che stiamo scontando quello che è almeno un ventennio di incuria o comunque di interventi che avrebbero dovuto essere fatti ma non lo sono stati. Dicevo, eravamo già partiti, da noi per esempio si farà un impianto di fitodepurazione, non voglio farla lunga, ma noi abbiamo il depuratore che è tra l'altro al confine col comune di Carimate. Da questo depuratore, nei momenti che chiamano del troppo pieno, quindi quando ci sono piogge intense, esce comunque e il depuratore non riesce a fare quello che farebbe normalmente. Bene, questo intervento, quindi questo impianto di fitodepurazione, servirà proprio ad affinare queste acque e a restituire al Seveso delle acque più pulite, perché non dobbiamo dimenticare che un tema è quello della sicurezza e l'altro è proprio quella del Seveso pulito, quindi ci si deve muovere su due fronti, è stato detto anche prima. Non solo, un lavoro che è stato concluso tra l'altro proprio la scorsa estate, interventi sulle sponde in due tratti, tra l'altro a valle della zona in cui poi è esondato, ma perché comunque le sponde lì avevano necessità di interventi. Ecco, tutte queste situazioni, aggiungo anche, sto cercando di fare un po' in fretta, una partecipazione ad un altro bando nel quale c'è stata la collaborazione ovviamente di Regione Lombardia, perché tenete conto che i comuni, a parte che non possono intervenire, ma da soli comunque con le proprie forze non andrebbero da nessuna parte, sono interventi particolarmente costosi. Quindi stiamo cercando di partecipare a tutti quei bandi che consentano di fare piccoli e grossi interventi. Quello che ho imparato in tutto questo periodo di confronto con i tecnici, con Regione Lombardia, è che c'è un sistema di invarianza idraulica, dico bene,
che dobbiamo tenere presente. Ecco, questo mi ha convinto, non lo ero prima, sono sincera, soprattutto con voi. Mi ha convinto che anche questa vasca di laminazione in lentate sul Seveso ha la sua necessità. Tenete presente che è a valle di tutta questa zona, ahimè, urbanizzata, perché noi abbiamo le case che sono proprio sul Seveso in alcune situazioni. Io non ho dato un permesso a costruire, questo lo sottolineo, ma queste case me le sono trovate. Qualcuno l'ha fatto anni addietro, esattamente. Dicevo, quello che ho imparato è proprio questo, che anche lì dove è stata ideata, progettata, quella vasca ha un senso. Naturalmente la preoccupazione, che ritengo possa essere condivisa con voi, è proprio come intanto scusate, abbiamo anche fatto tutta una serie di osservazioni e conto che si possa arrivare a questo rimodellamento che abbiamo chiesto, che in parte darà respiro ad un'area produttiva che è abbastanza vicina. Chiuso questo inciso, se non facciamo tutta una serie di interventi perché questo fiume, che una volta comunque usciva, c'erano le aree golenali che adesso non ci sono più, aveva quindi i suoi spazi, bene, se non interveniamo, di tragedie come quella che ho detto dell'8 luglio e del 15 novembre ne avremo ancora. Quindi lo sforzo che noi stiamo facendo è proprio quello di collaborare, di rendere la cittadinanza anche partecipe. Abbiamo fatto 2 mesi fa circa un incontro sempre con i dirigenti che sono qui presenti, proprio per spiegare alla cittadinanza che cosa si andrebbe a fare. Dicevo, la preoccupazione che condividerete anche voi è proprio quella della manutenzione, no? Di queste vasche, e quindi di capire bene che cosa accadrà una volta che le vasche saranno realizzate. Ecco, su questo fronte diciamo gli scambi sono piuttosto intensi, perché siamo arrivati a questo punto a capire quanto possa anche servire a riqualificare il nostro ambiente, il nostro territorio, la realizzazione di una vasca non vecchio stile cassone di cemento, tanto per intenderci, ma quello che è invece il progetto che abbiamo fin qui condiviso. E quindi anche i suggerimenti, perché ci possa essere comunque sempre la presenza di uno specchio d'acqua. Queste sono, capisco che sto diventando meno interessante, quindi posso tranquillamente fermarmi qua. Ok, va bene, niente. Prego, partiamo pure con gli interventi. Chi è il primo iscritto? Ce lo diamo qua. Okay. Abbiamo già tutto pronto. Va bene, scusate, un attimo. Ma è chiaro che la posizione del sindaco di Lentate sul Seveso, che ci ha appena finito di dire che ha ereditato delle abitazioni sul fiume Seveso, quindi
è attraversato il suo comune, tanto che si chiama Lentate sul Seveso dal fiume, è ovviamente ben diversa dalla nostra, è chiaro. È una posizione ovviamente ben diversa dalla nostra. Allora, ma chiaramente siamo ben distanti, infatti è una delle prime cose che abbiamo detto: che c'entra Senago con il Seveso? Vabbè. Beh, ma cioè, è una roba vecchia come il mondo. Va bene, a questo punto i tempi che ci eravamo dati più o meno sono stati rispettati. Io inviterei il primo iscritto a parlare, che è il signor Giovanni Cortese. Grazie. Buonasera a tutti. Volevo dire che il sindaco di Lentate sul Seveso, e poi comincio la mia parte, ha chiesto formalmente con delibera consiliare che si desse avvio ai lavori di realizzazione della prevista vasca sul suo territorio. Per cui era presente qui illustrando in una certa maniera, ma dobbiamo tenere presente che lei la vuole la vasca perché ha problemi e che risolve i problemi del suo comune, ma che coloro che decidono le vasche da eseguire in ordine cronologico non ci sentono, perché i 30 milioni di euro di Senago sono una cifra superiore a quella che è stata preventivata per la vasca di Lentate sul Seveso. Questo non ce l'hanno mai spiegato perché. Si comincia dai piedi, ma non si comincia dalla testa. Evidentemente il ragionamento si fa con i piedi. Ora, io volevo, anche per stemperare un momentino il clima, la presentazione che era stata avviata era la stessa presentazione più o meno al quale ho assistito a una commissione ambiente a Milano. Interessantissima, ma il problema cogente è il problema della vita di tutti i giorni dei cittadini. È chiaro che il tecnico deve fare la disquisizione sull'intero bacino, ma qui siamo per parlare di Senago. Il bacino lo hanno esaminato tranquillamente e lo hanno illustrato in tutte le sedi. Quindi io direi di concentrarci su Senago, perché credo che è quello che interessa molto a noi, un po' meno forse a voi. Ora, io ho dato uno sguardo, ho dato un attimo uno sguardo all'egregio lavoro che ha fatto in 2 anni l'amico Giuseppe Viscomi, il quale purtroppo, il cui lavoro purtroppo non è stato preso in una benché minima considerazione, e questo lo ha dimostrato anche il fatto che nello studio di impatto ambientale si è disquisito su tutto tranne che controbattere su quanto era stato proposto da coloro che hanno fatto le osservazioni: l'amministrazione comunale, il sottoscritto ed altri che ne hanno fatto, perché ce n'erano diverse. Quindi questo denota, secondo me, la poca sensibilità nei confronti, oltretutto, non solo di Senago, perché se è vero come è vero che la situazione di Senago si può ripercuotere su altri comuni, quali Ballate, Baranzate, Novate, eccetera, il bacino comincia a diventare un po' più grande, e allora probabilmente dovreste forse cominciare a ragionare con uno specchio e con uno scibile un po' più ampio. Allora, io dicevo che ho visto un attimino, qualcosa mi è stata confermata quando alla sezione 24 della presa di Palazzolo io ho 48 metri cubi al secondo, metri cubi e portata sono strettamente correlati. È vero che sono due cose diverse, ma sono strettamente correlate.
il canale scolmatore di Nord-Ovest, all'adeguamento completato, dovrebbe avere la possibilità di smaltire 55 metri cubi al secondo. Ora, se noi facciamo quattro conti, fermo restando che dalla presa di Palazzolo si considera, ma diciamo anche 36 metri cubi al secondo, il che vuol dire che dai 48 ai 36 ci sono 12 metri cubi che dobbiamo gestire, oltre a Garvogera e Pudiga, che dobbiamo gestire in qualche maniera per evitare alcune considerazioni. Se mi consentite, c'è la possibilità, seduti a tavolino e discuterne serenamente, senza prese di posizione, senza prosopopea che impera in tutti i momenti, per vedere se troia, perché se no avreste risposto a Viscomi, per vedere di risolvere questo, perché è risolvibile il problema, senza andare a pensare alla vasca di 820.000 metri cubi qua, 900, tenuto conto che poi è la vasca più costosa in assoluto delle quattro vasche che sono, fanno parte del progetto. Quindi, se questo è un discorso che a voi può interessare, il problema lo si può tranquillamente affrontare. Ma adesso io vorrei passare un attimino a quella che secondo me lo scandalo e la vergogna, perché la via che è stata, del cui è stato fatto il decreto, è supportata da uno studio che si contraddice piuttosto spesso e anche significativamente, ma guarda caso l'autorità approvante, cioè che emette il decreto di via, è la stessa autorità che è committente. Mi sembra che ci sia qualche cosa che non funziona, perché se la regione dà l'incarico ad AIPO, AIPO fa lo studio, lo manda alla regione, ma scusatemi, ma non c'è qualche discrasia, no? Non vi sembra strano? Forse i miei 38-40 anni di lavori pubblici qualche cosa mi hanno acceso un po' le lampadinette, insomma. Scusatemi, ho 77 anni e di quest'acqua sotto i ponti ne ho vista passare molta, quindi non mi meraviglia più di tanto, dottor Baccolo. Ora, vi sono poi considerazioni incomprensibili. Viene dichiarato nello studio che poi viene fatto proprio per la via che il sito è in lontananza dal centro abitato. Avete visto un altro film? Ci sono le case attaccate a questo posto, quindi non ho capito come si può pensare di scrivere queste cose. Svuotamento per la maggior parte a gravità. Avete dichiarato che solo il 38%, non è neanche il 50%. Costo di realizzazione a parità di volume trattato. È la vasca più costosa, 30 milioni, non ce ne sono altre uguali. Vi risulta che questi siano incompatibili come un filo logico dall'A alla Z del documento? Penso proprio di sì. Viene dichiarato che la barriera ecologica geologica si fa solo per le discariche. Ma cavoli, con tutto quello che ci lascia il Seveso, che cosa pensate? Di poterci fare le trote, le carpe? C'è tutta la porcheria. Quelle non sono vasche di laminazione, sono vasche di decantazione. Ecco, ok. Dichiarate che non viene nel documento, non si provvederà all'aggottamento delle acque in sede di esecuzione dei lavori. Beh, questo sapendo quali sono, e lo sapete come lo so io l'ho appreso probabilmente anche da voi, quali sono le quote dell'acqua, l'acqua ci sarà. Parlate di palancole, io le ho fatte, quindi so che cosa sono. Ma questo è un piccolo capitolo che porterà tranquillamente a maggiori costi in sede esecutiva, come succede 99% dei casi.
Inquinamento atmosferico, ho fatto un po' di segnali così tanto per non perdere il filo, visto che io sono vecchierello, magari lo perdo. Praticamente non viene trattato, non esiste, assolutamente. Eppure penso che ci sarà, un dubbio penso che sia venuto a chi ha redatto il documento. E poi c'è una piccola ciliegina. Lo sapete quanti viaggi al giorno di camion sono previsti? Sono 432 viaggi, con i dati che mi hanno dato loro, perché sono due turni di 8 ore, con 27 viaggi al giorno per ogni camion. E praticamente sono 220 giorni lavorativi che vengono impiegati, su 360 giorni di termine utile per poter completare i lavori. Anche qui c'è qualcosa che non mi funziona. Per quanto riguarda le zanzare, le possiamo addomesticare, solo quello che ci resta, perché si dichiara che il terreno è praticamente priva di alberatura, poi da un'altra parte dice che invece è umido e quindi le zanzare sono di casa, gli possiamo dare anche la residenza. Però la parte più grave, ma veramente, è che c'è una miriade di prescrizioni. Sono prescrizioni serie ed importanti. Solo queste avrebbero dovuto rimandare indietro lo studio perché venisse adeguate, cioè accertate le vere condizioni per poter avere un decreto di valutazione di impatto ambientale. Tant'è che nel mentre dicono che, l'hanno detto anche stasera, che le acque sono entro i limiti e i valori, c'è una sfilza di prescrizioni, di accertamenti da fare, che è molto, ma molto lunga. Ma se io devo presentare un documento per fare una roba del genere, questi accertamenti li devo fare prima, non li devo fare dopo per vedere se ci sono, perché quando ho fatto l'opera è bella fatta la frittata, è chiaro. Invece no, questa è una prescrizione. Altra finezza. Qualcuno l'ha detto prima, piano di manutenzione, finalmente si accorgono che non esiste un piano di manutenzione concreto nella fase di gestione delle vasche, ci è voluto arrivare a questo e quindi deve essere predisposto dopo, ma queste cose vanno fatte prima, salvo piccoli adeguamenti, queste cose vanno fatte prima. Vanno pensate prima. Addirittura c'è un trafiletto che dice verificare la tenuta del materassino bentonitico. Ora io la domanda che posso fare è una sola, ci vuole solo una talpa per farlo, perché ci piazzate sopra i ciclopici, tutto quello che c'è, ma come cavolo vado a vedere se tiene sto materassino? Lo tiro su e ce lo rimetto? Cioè, io non lo so, perché ripeto, io ne ho viste di acqua passare, ma questa del genere proprio non ci sta. Io vi dico una cosa, che con una situazione di questo tipo, nella quale c'è un muro invalicabile da parte delle strutture che vogliono portare a compimento quest'opera contro tutta la cittadinanza, vi dico che noi, e probabilmente non parlo solo per i senaghesi, che noi non ci fermeremo. Noi agiremo, adiremo a tutti i livelli possibili ed immaginabili. E quindi non è un bel lavoro per noi, ma non credo che sarà un bel lavoro anche per voi, anche perché, qualora dovessero saltar fuori alcune considerazioni, ci sono anche le responsabilità individuali e quindi ognuno poi se le dovrà gestire. E tenete conto di una cosa, che i senaghesi si sono già espressi, non barattano la salute dei cittadini con un piatto di lenticchie, anche se le lenticchie col cotechino sono buone, non lo baratteranno mai, perché non sventono la salute dei cittadini, come è successo in tutti quei siti dove dopo anni purtroppo, e già
dopo anni che invece porta avanti questo discorso, non c'è più, è andato dall'altra parte e dice so cavoli vostri, vi verremo a prendere, è chiaro? Bene, allora ringraziamo Giovanni Cortese e invitiamo Pier Giorgio Valentini, che è assessore al comune di Bollate, nonché geologo e quindi insomma è della materia. Ha la necessità di. Sì, e quindi forse dobbiamo inserirlo lì. Un attimo soltanto, perché c'ha delle slides che così possiamo. Buonasera, mi chiamo Valentini e sono l'assessore all'ambiente del comune di Bollate. Faccio parte del gruppo di lavoro istituito dal comune di Senago, che ha cercato da sempre di collaborare criticamente con i progettisti e con i tecnici di Regione Lombardia per comunque arrivare a individuare una soluzione al problema dell'esondazione che si realizza in Iguarda quando voi sapete ci sono queste ondate di piena. Io mi concentrerò su un tema che riguarda diciamo l'oscillazione del livello di falda, che è uno degli elementi portanti per andare a dimensionare queste vasche. Quindi quanto più io scavo, quanto più approfondisco la vasca, tanto più ho metri cubi liberi per farci convogliare le acque del torrente Seveso nel rispetto di quello che l'ha portata da Palazzolo sino alle vasche. Io utilizzerò soltanto dei dati che sono presenti dentro il progetto e laddove non sono presenti è solo perché li ho chiesti ad AIPO ma non mi sono ancora stati dati. Li ho chiesti al Comune di Milano e non mi sono ancora stati dati. Rimpiango rispetto alla presentazione che è stata fatta precedentemente, le slide del dottor Sviscomi, che erano slide non scritte ma con dei grafici e che facevano vedere con dei numeri in cui venivano considerate sia portate metri cubi sia volumi delle differenti soluzioni che abbiamo cercato criticamente di portare per arrivare ad una soluzione. Veniamo però al tema su cui mi sono concentrato questa sera: oscillazioni della falda freatica. Nel progetto del 2011, ripeto, questi sono dati contenuti nella relazione geologica e idrogeologica del progetto. Nel progetto del 2011, nello studio di fattibilità, si pensava che il massimo livello della falda fosse 144 metri sul livello del mare. Nel 2013, nell'aprile, nel progetto preliminare, ci si è dovuti ricredere
e si è alzato questo livello a quota 145-146 metri sul livello del mare, cioè nel frattempo la falda è risalita di 2 metri. Nel progetto che è stato presentato adesso e che dovrebbe essere approvato venerdì questo in mattinata, il livello della falda è stato alzato ancora di 2 metri ed è stato portato a 149 metri, scusate, il livello del fondo delle vasche, che fa i conti con l'innalzamento della falda. Ma una prima considerazione è che forse siamo fortunati ad essere in Italia, perché se come magari in altri paesi europei i tempi di costruzione di queste infrastrutture fossero più brevi, noi ci troveremmo adesso con una quota 144 metri ipotizzata nel 2011 e avremmo la falda che sovrasta per 5 metri il livello ipotizzato. Il tema dell'innalzamento della falda è un tema che ha preoccupato da sempre i progettisti, tant'è che ci sono delle opere che sono state pensate proprio per contrastare la spinta idrostatica nel momento in cui le vasche sono vuote e la falda invece è alta. Questo nel progetto dell'ottobre 2014 abbiamo 146 metri più 1,5 metri di falda eccezionale che diventano 149 metri più 1,5 metri di falda eccezionale nel progetto ultimo di aprile, presentato a seguito del recepimento di quanto osservato e prescritto nella via. Io non lo so, e nessuno credo lo sappia, come sarà l'innalzamento della falda e sino a che livelli potrà arrivare, però forse vale la pena fare un ragionamento che io non ho trovato all'interno del progetto. Questo ragionamento parte da lontano, parte dagli anni 50, parte da un pozzo che è situato sul Parco Lambro e che fortunatamente è stato da sempre monitorato e quindi si ha contezza delle oscillazioni della falda. Voi vedete, negli anni 50 la falda era molto alta, poi la falda si è abbassata, questo abbassamento è stato legato all'industrializzazione, all'utilizzo delle acque di falda, poi con la dismissione via via delle acque di falda, la falda piano piano ha cominciato a risalire. Purtroppo, e questo è il primo dato che non mi hanno ancora dato, il Comune di Milano questo, ho i dati sino al dicembre-gennaio del 2005, non riesco a correlarli sino ad ora, nonostante io so che questi valori continuano a essere acquisiti. Nel progetto vengono presentati gli andamenti della piezometria di 4 pozzi, 2 nel comune di Bollate, sono quelli a sinistra, 1 nel comune di Senago e 1 è il piezometro che è stato realizzato nell'ambito delle vasche di laminazione. Allora, viste così, questi andamenti possono avere uno scarso significato, soprattutto se non vengono legati all'andamento storico, che è quello che vi ho mostrato prima. Quell'andamento storico, è vero che è un andamento storico di un pozzo che è in comune di Milano, ma è un andamento storico rappresentativo dell'oscillazione di tutta la piezometria, di tutta la falda della pianura milanese. Allora, ho provato a verificare e a mettere in relazione i valori presi solo negli ultimi tempi nel piezometro che è stato realizzato dove verranno fatte le vasche di laminazione con un piezometro di una cava che voi conoscete benissimo, limitrofa. I dati sono pubblici, si riescono a scaricare sul sito della città metropolitana
e arrivano sino al dicembre del 2014. E la cosa interessante è che nella relazione di progetto viene citato come il livello massimo dell'oscillazione della falda quello registrato nell'ottobre del 2014, perché immediatamente dopo c'è stata una piccola riduzione. Nella piezometro invece della cava limitrofa voi vedete in basso come da ottobre 2014 a dicembre 2014 si sia alzato ancora di 1,43 m. È 1,43 m che va a essere il valore, 1,5 m, in cui viene considerato l'innalzamento eccezionale della falda, per cui ci sono delle opere di mitigazione come delle trincee drenanti poste sotto la vasca e i massi ciclopici che servono per appesantirne il fondo. Io ho chiesto ad AIPO l'aggiornamento di questi dati, sono in attesa, probabilmente mi arriveranno a breve, è un peccato che non li abbia per questa sera e che probabilmente non li possa utilizzare per aiutare i tecnici del mio comune a scrivere il parere che deve essere depositato entro dopo domani mattina. Ho messo due settimane che le abbiamo chieste. Non ha importanza perché abbiamo fatto a meno. Abbiamo riportato in questa slide abbiamo riportato, cercando di agganciare, l'andamento storico della falda con l'andamento misurato nel piezometro della cava con l'andamento del piezometro invece che è stato realizzato sul fondo delle di quelle che dovrebbero essere le vasche. E questa slide è la stessa di quella di prima, nella quale però ho fatto una traslazione in quanto le quote del piano campagna ovviamente sono diverse e non sono immediatamente correlabili. Allora voi vedete che tutto sulla destra abbiamo i valori del piezometro del 2014 che sono molto più bassi di quello che sono i valori massimi della falda che voi vedete tutto a sinistra e che derivano dall'andamento storico della falda, quindi dalla quota storica della falda nella provincia del Milanese. Adesso, in assenza di questi dati che ho chiesto, ho fatto un altro ragionamento. Questa è una carta che è presente nel progetto, è la piezometria datata al novembre 2013. Voi vedete nella zona blu, questa zona qua per intenderci, l'area delle vasche, e vedete in basso a sinistra invece l'area del l'OSI WWF del Calogio, che è in comune di Bollate. Io ho fatto acquisire delle quote, di questo ringrazio i volontari dell'OSI WWF del Calogio e i tecnici del comune di Bollate. C'è stata un'emergenza ormai costante della falda, cioè la falda si è rialzata ed ha occupato una vecchia testa di fontanile che era ormai stata, si era disseccata, diciamo così, da più di 20 anni. Ho riportato il valore di 141 metri che nella cartografia che abbiamo visto prima era stato ipotizzato al di sotto di questa zona. Sono andato a verificare quanti metri è risalita la falda in questa porzione di territorio che dista soltanto alcune centinaia di metri dal luogo dove dovrebbero essere realizzate le vasche. Ho riportato questi valori andando a fare le adeguate conversioni rispetto al piano campagna, e per quanto riguarda le vasche di illaminazione, spero di avere appunto a breve questi dati, ma io ipotizzo che
la profondità della falda sia già ora 150,5 metri sul livello del mare, che sono 1,5 metri superiori a quello che è il fondo delle vasche di laminazione di 149 metri. Ora, io non lo so, il prossimo anno, nel 2016, 17, 18, come si andrà ad attestare il livello della falda, però io ho visto che storicamente la falda era più alta. Una delle osservazioni che avevamo fatto nell'ambito delle critiche, diciamo, dello studio di impatto ambientale, che è lo studio propedeutico alla via, era proprio di tener conto di un franco, è stato citato prima il franco, e quindi di un'oscillazione della falda, e quindi di una distanza adeguata da salvaguardare tra il livello del fondo delle vasche e l'oscillazione della falda. Mi spiace che questa osservazione sia stata soltanto in parte recepita. Ho finito il mio discorso, ho finito il mio intervento. Credo che il tema dell'oscillazione della falda sia un tema che può aiutare tutti quanti noi a trovare un'adeguata soluzione, che non è fissare in 149 metri arbitrariamente il livello massimo della falda, perché la falda, io non sono in grado, non oso dire sicuramente, ma molto probabilmente avrà delle oscillazioni in alto molto più elevate. Invito quindi tutti quanti a ripensare, a rimodulare questa quota. Potrebbe essere la soluzione che, senza né vincitori né vinti, va a trovare quel giusto dialogo che ci deve essere tra il livello locale e il livello più ampio, che deve fare i conti con un grave problema, che è il problema dell'allagamento di una città, come un quartiere di una città, di Niguarda. Io vi chiedo, se avreste intenzione di applaudire, di non farlo, ve lo chiedo cortesemente. Vi chiedo invece di ringraziare, magari mentalmente, una persona che molto ha lavorato a leggere criticamente questo progetto, che è il dottor Viscomi, che io mi auguro che stia guardando questa... Scusate. Che mi auguro stia guardando in streaming questa serata. Ricordo che l'efficienza massima ottenuta praticamente senza spendere soldi è grazie a una delle osservazioni del dottor Viscomi, che è il prolungamento dell'adeguamento del canale scolmatore che va dalle vasche, e che è in fase di realizzazione e di ultimazione, che va dalle vasche al ponte delle Ferrovie Nord. Grazie. Bene, ringraziamo l'assessore Valentini, che ha dato un contributo veramente prezioso, e poi con una competenza che anche il suo mestiere ovviamente gli permette. Abbiamo iscritto a parlare Mauro Lodi. Buonasera a tutti, io cercherò di essere brevissimo, perché mi piacerebbe che fossero anche altri cittadini a porre alcune domande. Io ricordo semplicemente, il dottor Fossati lo sa, insomma, è da 5 anni che ci confrontiamo su questa vicenda in ogni luogo, in ogni dove, e le domande che abbiamo fatto a partire da giugno 2010 fino ad oggi, molte di queste sono rimaste senza risposta. Anzi, devo dirvi che io avevo immaginato una diversa, diciamo, assemblea. Pensavo che foste venuti qui ad ascoltare la nostra comunità, no? Perché sennò che insomma, bisogna avere la capacità di ascolto. I processi di partecipazione sono quelli in cui non si va lì a dire questo è quello che abbiamo fatto, ci sono i tecnici, abbiamo ragionato, e ci mancherebbe altro, con i costi che ci avete prospettato di progettazione, ci mancherebbe altro che non aveste fatto qualche progetto. Però io quello che voglio dirvi è questo qua, insomma, uno dei
delle domande che noi abbiamo sempre fatto e non ci abbiamo mai avuto risposta, anzi è quella che più di altre, insomma, almeno a me preme, è come fa una vasca che viene posizionata a 15 km dal punto di esondazione a essere ritenuta strategica, perché questo è quello che scrivete in qualsiasi tipo di documento. E come fa questa vasca, tra l'altro, quando ha un limite oggettivo per essere alimentata, che è quello del canale scolmatore, quindi potrebbe essere di 2 milioni di metri cubi come di essere di 200.000, perché tanto come viene alimentata dal canale scolmatore, non dal torrente Seveso. E l'altro aspetto che non sembra, non è un aspetto secondario, lo ricordava la sindaca di Lentate sul Seveso, Senago non è sul Seveso. Scusatemi se sembriamo, che se queste sembrano delle affermazioni poco tecniche, ma io che non sono un ingegnere idraulico, però in questi 5 anni ho dovuto studiare, approfondire alcune cose, ho letto dappertutto che le vasche sono efficaci ed efficienti se sono lunga l'asta del Seveso. Senago è a 5 km, non capisco per quale motivo dovrebbe essere la prima vasca e questa debba essere considerata strategica. E in più, rispetto a questa questione, io credo che dovreste, e credo che questa sera sia, come dire, evidente come la nostra cittadinanza, la nostra comunità non riesco ancora a comprendere come voi possiate ancora insistere nel definire questa vasca strategica quando nell'insieme, no, di quel progetto che voi avete presentato, anzi tra l'altro dottor Fossati mi dovrebbe dare, come dire, un'informazione, lei faceva riferimento che a sud della presa del canale scolmatore è in progetto una nuova vasca nel parco nord. Ci dice a voce alta a tutti qual è il volume previsto di quella vasca, per cortesia, me lo può dire per piacere? 240. Un contributo significativo. Voi pensate, siamo a 100 metri da dove il canale Tombinato si fa e qui la facciamo di 800.000, no, a 15 km e lì la facciamo di 200.000, eppure è all'interno di un parco, quindi c'è un'area che sarebbe disponibile e invece noi ce la dobbiamo prendere e ce la dobbiamo prendere all'interno del parco regionale delle Groane, che abbiamo scelto da sempre di mantenere in quella condizione perché noi abbiamo investito per il futuro delle prossime generazioni. Invece dovremmo trovarci due vasche, no, di quelle dimensioni che vanno a modificare strutturalmente per i prossimi 20 anni, no, questa cosa. In più, e finisco, cerco di essere, come dire, breve perché non voglio entrare all'interno delle contraddizioni che altri sono stati molto più bravi di me, ma una cosa ve la faccio, ve la voglio raccontare perché l'ho riletta spesso e volentieri, ma dicevo ma non è possibile, perché nella relazione allegata al decreto di via c'è un paragrafo, il paragrafo 2, che ha il titolo di genesi del progetto, è un paragrafo molto, come dire, veloce, insomma, quindi io per evitare di dimenticarmi lo leggo. Il paragrafo 2.2 dice: pianificazione di bacino, motivazione dell'intervento e genesi del progetto. Questo è un documento allegato. All'ultimo paragrafo parla, no? Dice, parlando delle portate di piena, ce l'aveva ricordato Fossati e il dottor Baccolo nelle slide, dice: il complesso di questi due deviatori non è tuttavia sufficiente a salvaguardare dalle esondazioni i territori a valle, né tantomeno le aree a monte. A ciò si aggiunga che le portate scaricate o scaricabili dal canale scolmatore costituiscono una minaccia nei confronti della qualità delle acque del Ticino. Questo è scritto a pagina 17. A pagina 17 dello stesso documento c'è il paragrafo che riguarda la qualità delle acque, uno degli aspetti che, dottor Fossati, lei sa, abbiamo posto più di una volta e che solamente chi vuole negare, se fosse stato un pochettino, come dire, dicendo sì, avete ragione, dobbiamo approfondire tutte le tematiche di analisi dei componenti, no, ma qui c'è scritto a pagina 17, no, mi dovete perdonare perché i documenti sono grandi. Beh, 17 c'è scritto che anche le analisi disposte dal Comune di Milano sui sedimenti depositati nei vari quartieri
dimostrano l'assenza di tossicità. Il sedimento è classificabile come rifiuto speciale, non tossico e nocivo e non pericoloso secondo la direttiva. Quindi delle due qual è la vera? Perché se al paragrafo si dice che è una minaccia la qualità delle acque per il Ticino, non è una minaccia per i sedimenti a Senago. Guardate che le persone normali, non i tecnici, magari si interrogano rispetto a queste questioni. Questo è semplicemente per, come dire, segnalarvi che i cittadini molto probabilmente, anzi sicuramente non sono dei tecnici, ma non sono poi così fessi, insomma, e queste questioni sono questioni di buonsenso. Io penso che abbiate scelto una strada impervia, perché quando pensate, e lo dimostra il fatto che appena avete approvato il decreto di via, e pur sapendo che come tutti gli atti questi possono essere soggetti dei ricorsi, è stato avviato immediatamente il procedimento degli espropri a cui lei faceva riferimento, che a differenza degli altri ha solo 30 giorni per essere osservato. Io, se fossi una persona che ritiene che la partecipazione sia un aspetto importante, dico aspetto quei 60 giorni prima di partire, perché magari se mi fanno ricorso cerco di ragionare, di capire il come mai. No, io parto, e parto indipendentemente, perché questa è la scelta e il segnale che a voi non interessa assolutamente nulla del rapporto con le comunità. Finisco con una questione molto semplice, e però credo che altri l'hanno detto, io penso che dovreste fare un ragionamento, come dire, molto attento su queste questioni. Io credo veramente che l'ultima parola debba aspettare le comunità. Io credo che voi potete avere tutte le ragioni possibili e immaginabili. Io non sono quello che dice che il problema delle esondazioni al Niguarda è un problema che si devono risolvere solo loro. Io però penso che sia inaccettabile che voi possiate imporre alla nostra comunità delle vasche di eliminazione che per loro natura contribuiscono, quando il sistema complessivamente sarà a regime, solamente per il 22%, per cui io vi invito a ripensarci. E vi dico anche, lo dico perché, ma non è, non ci avete convinto, noi non smobiliteremo la nostra lotta e la nostra attenzione, ci saremo, utilizzeremo tutte le funzioni possibili, e quando nel caso non dovessimo riuscirci vi aspetteremo mano facendo un grande cerchio per abbracciare quell'area, perché è un'area naturalistica all'interno del parco regionale e noi la vogliamo difendere così com'è. Bene, a questo punto tocca al dottor Roberto Borghi. Buonasera a tutti, anch'io sarò breve e vi chiedo di non poi accompagnarmi con un applauso se ne sarò meritevole. Io volevo evidenziare due cose, una che riguarda immediatamente la mia professione e che è la preoccupazione molto grossa che deriva dagli aspetti della salvaguardia della salute, e a parte la salvaguardia del territorio, ma la salvaguardia della salute anche in funzione di quanto veniva prima esposto dall'assessore Valentini del comune di Bollate. Una preoccupazione veramente molto, molto seria, molto forte, visto e considerato che comunque le vasche di eliminazione di Senago sono delle vasche che prevedono una decantazione delle acque per lungo tempo, perché per ammissione dei stessi progettisti, prima di eventualmente svuotarle, qualora vi fossero queste ondate di piena, ci vogliono quasi 3 giorni con delle pompe di sollevamento. E la cosa interessante è quella anche da evidenziare cosa prevede il progetto una volta che sul fondo vengono depositati questi materiali, che non pensiamo che un'onda di piena porti ad una diluizione degli inquinanti, anzi ne trasporta assai di più, perché cosa fa? Con tutta l'azione di
lavaggio, intendiamoci, delle strade, degli idrocarburi, dei tetti, di tutto quello che si deposita anche semplicemente nella vita quotidiana, senza andare a prendere quello che già c'è nel Seveso, oltre alla grande quantità di materiali inerti che sicuramente si porta via, in caso di onde di piena di fatto l'acqua è più sporca, non è che si diluisca, come magari intuitivamente uno verrebbe a pensare. Bene, nella via che abbiamo tutti quanti studiato all'interno del gruppo di lavoro di cui anch'io faccio parte, viene detta una cosa spaventevole, cioè che la pulizia viene fatta con una spaccatura della crosta dopo che questa del fondo dei depositi, dopo che questo ha raggiunto 5 cm e che viene asportata quando raggiunge i 30 cm. Quindi se voi avete in mente di vedere lì delle voragini, perché tali sono alle quote attualmente previste, con qualche cosa di piantumato, di verde, eccetera, scordatevelo, cioè sarà fanghiglia, sarà una cosa che poi seccando rimane finché non raggiunge una quota di 30 cm. A quel punto entrano le pale gommate che con delicatezza, per non spaccare il tappetino, tireranno via questi 30 cm di rifiuti non meglio specificati. Io nel mio intervento dico che sempre nella valutazione di impatto ambientale viene parlato del grosso problema sanitario portato dalle zanzare, bontà loro, ma tutto quello che ho detto adesso e soprattutto la grossa preoccupazione relativa ad un eventuale disastroso contaminazione della falda acquifera forse dovrebbe essere meglio considerato. Per non parlare di tutto quello che riguardava, mi è già stato detto, l'inquinamento apportato dalla grande quantità di traffico che qui è stato calcolato in un orario, quello delle 17, che non è assolutamente l'orario di punta. Per noi l'orario di punta di attraversamento di quelle strade è alla mattina e nel tardo pomeriggio, quando la gente rientra dal lavoro. Al di là di questo c'è un altro fatto. La sindaca di Seveso prima ha detto una cosa estremamente interessante, secondo me, perché è un'impostazione di fondo che a me preoccupa relativamente a questo progetto sulle vasche di Senago e che gli interventi che mi hanno preceduto hanno comunque toccato e che io sottolineo in modo molto più chiaro. L'Italia è sotto scacco di una miriade di eventi disastrosi che vanno sotto il nome di rischio idrogeologico, al quale finalmente si vuole porre un rimedio. Tanto di cappello e finalmente lo si fa. Però attenzione per quanto si sta attuando da noi, e cioè che una forse eccessiva fretta, se tolgo il forse, e soprattutto un modo un po' col paraocchi di andare avanti per un progetto che ha ingolosito nella sua immediata attuazione, perché c'è un'area tra le poche a nord di Milano immediatamente a disposizione, area mantenuta per anni da diverse amministrazioni con diversi colori politici in salvaguardia e nel verde a disposizione di un futuro. Ecco, quest'area verrà completamente tolta ad una sua funzione naturale, straordinario, no? Cioè vengono fatte delle vasche che toglieranno quest'area ad una funzione che attualmente ha, che è quella di tenere pulito e di evitare quello che è un rischio idrogeologico che ormai contamina tutta l'Italia. La mia preghiera quindi è quella di trovare le soluzioni, perché vanno trovate, per carità, non si scherza su questo fatto che una città come Milano vada sotto, un paese come Meda vada sotto, un paese come Lentate sul Seveso vada sotto, si devono trovare le soluzioni. Non è un caso che le soluzioni per prima dovrebbero essere cercate proprio dai paesi che vanno sotto, ma non mi ripeto. Una cosa però trovo interessante. Il sindaco di Lentate sul Seveso ci ha detto che ha rimodellato un progetto proposto. Da noi non si sta rimodellando nulla.
Bene, adesso tocca a Eugenio Galletti. Buonasera a tutti. Gran parte delle cose che volevo dire sono già state anticipate, per cui non sto a ripeterle. Però, ascoltando la relazione del dottor Fossati, ci ha ammesso che durante l'esondazione del 16 di novembre l'esondazione a Senago stava per essere provocata ed è avvenuta un po' più avanti verso Bollate. Perché se prima ci ha detto che il canale non può lavorare oltre certi limiti, in quell'occasione è stato fatto lavorare oltre certi limiti. Per cui è stata una scelta che poi ci ha portato in quel del quartiere Papa Giovanni, che è adiacente al canale Scolmatore, la protezione civile a venirci a avvisare di liberare gli scantinati, perché eravamo in prossimità di un'esondazione. Chi ci garantisce che voi in futuro non facciate una cosa analoga, visto che l'avete già fatto? Perché voi l'avete già fatto. Sapevate che il canale non poteva lavorare oltre una certa portata e l'avete fatto lavorare oltre una certa portata perché non sapevate più che pesci pigliare a Milano, perché Milano era nella cacca, scusate il termine, ok? Poi fortunatamente ha smesso di piovere e qualcuno sopra ha guardato, e questa è una cosa. Poi, tornando, visto che abbiamo qui l'ingegner Mille, che è, penso, l'artefice di tutto lo studio e che fin dall'inizio ha cercato di convincere, dello studio delle vasche di laminazione, tanto per intenderci, perlomeno se non altro quello che ha partecipato alla stesura di tutto il progetto, scusatemi, magari non sono stato responsabile, magari non sono stato preciso. E voglio dire, volevo fare una domanda molto semplice che già chi mi ha preceduto è riuscito ad evidenziare. Come mai la vasca di Senago fin dai tempi è stata considerata prioritaria, considerato che, come ha già detto Lodi, siamo a una certa distanza dal Seveso? Anche un bambino capirebbe, credo, magari mi sbaglio, io non sono un tecnico, per cui potrei anche dire qualche castroneria, però il canale Scolmatore è come se fosse un tubo. A Palazzolo io decido di mandarci dentro un tot acqua, ritornando poi al discorso di prima dell'esondazione rischiata a novembre. Quella è l'acqua che io porto via. Non capisco, se io posso calcolare quant'acqua porto via a Palazzolo dal Seveso, come posso salvaguardare Milano? Ok? Perché se io decido di portar via 36 metri cubi al secondo o 60 metri cubi al secondo, se io decido di mandarli nella vasca di Senago o che io li dirotto verso il collettore Olona o verso il Ticino, non cambia assolutamente niente per Milano, secondo me. Poi magari mi sbaglio, però se quella è la portata del canale, che io la fermo a Senago o che io la mando avanti, non cambia. Allora, tra l'altro, questo è suffragato da che cosa? È suffragato da una risposta che ha dato Maran, assessore di Milano, a un'interpellanza di zona 9 del consigliere di Movimento 5 Stelle, che ha ammesso da uno studio di MM che comunque, azzerando la portata del Seveso a Palazzolo, l'esondazione a Niguarda, con gli eventi ultimi che ci sono stati, ci sarebbe stata comunque. Ci sarebbe stata, e questo l'ha messo MM, è nero su bianco. Se non l'avete vista, ve la possiamo fornire quella risposta, perché l'urbanizzazione che c'è stata da Paderno a Milano è tale che ormai il criterio di varianza idraulica ricordato prima non è per nulla rispettato. È lì che bisogna lavorare. Allora dico, come può essere prioritaria la vasca di Senago in una condizione del genere? Spiegatelo. Ma bene, spiegatelo, perché fino adesso io credo che nessuno l'ha capito. Ormai stiamo ragionando sul progetto, stiamo ragionando su queste cose, non stiamo ragionando sulla scelta fino in fondo di fare prioritaria la vasca di Senago. Perché se io faccio una vasca di laminazione direttamente sull'asta del Seveso, io posso intercettare anche 150 metri cubi al secondo nel momento in cui c'ho la piena. Per cui la flessibilità del sistema è chiaramente più efficace che a Senago, che io comunque, che io decido di fare un canale Scolmatore di 60 metri cubi al secondo piuttosto che 40, sempre quelli sono.
mentre io sull'asta del fiume posso permettermi di fare ben altro. Per cui questa è una questione di volontà. Basta, ho finito, grazie. Bene, allora il signor Bova. Non ho capito, c'è qualcosa? Non ho capito. No, niente. Allora, è difficile parlare dopo che hanno parlato chi mi ha preceduto. Io sono un cittadino senaghese che abito a Senago da 25 anni, non sono un tecnico, quindi abito vicino a dove verranno fatte le vasche. Ho partecipato a delle riunioni precedenti e devo dire che mi sono fatto delle convinzioni. Adesso qua due sono le cose. O le persone, il gruppo di lavoro che sta operando per le vasche, non capisce niente perché dicono delle stupidate, o forse c'è la Regione Lombardia che non vuole ascoltare pareri tecnici, perché una cosa è dire noi cittadini seneghesi non vogliamo le vasche e una cosa è dire invece perché non vogliamo le vasche. I cittadini senaghesi vi hanno fatto anche delle proposte alternative, cose che voi ve ne siete fregati altamente. Cioè, ho l'impressione che si tratti di un progetto che mira forse ad altre cose, non a risolvere un problema di Milano che, per l'amor di Dio, tutti saremmo pronti ad aiutare che si risolvano i problemi degli altri, ma non vorrei che risolvere il problema di Milano diventasse poi il problema dei cittadini senaghesi e poi un domani preoccuparci di come risolvere il problema ai cittadini senaghesi. Noi non facciamo parte di quei 40 comuni del Seveso, però siamo i primi a essere interessati a dover salvaguardare un territorio. Io credo che forse anche le vostre priorità dovrebbero cambiare. Cioè, per l'amor di Dio, cerchiamo una soluzione che aiuti a salvaguardare le persone, perché il disagio che hanno quelli di Seveso, il disagio che hanno quelli di Milano è un disagio e va in qualche modo affrontato. Ma è anche altrettanto vero però che ci sono delle soluzioni che sono state perlomeno, poi ripeto, io non ho la capacità di verificare se queste soluzioni siano veritiere o meno, ma perlomeno prendetele in considerazione. Il fatto che si possa mandare le acque direttamente nel Ticino e che non vengono mandate solo perché sono considerate inquinate, al contrario di quello che lei ha detto prima, che arriverebbe acqua pulita nelle vasche, cioè mi sembra un po' strano. Cioè, forse vale la pena di più lavorare per cercare di purificare il fiume. Sono 32 chilometri, non stiamo parlando di un fiume che nasce dal Monviso, stiamo parlando di un fiume che nasce a 32 chilometri e dove si può intervenire per migliorare le acque. Cioè, tutti questi soldi che si stanno spendendo per cercare di fare questa vasca di decontaminazione, come diceva qualcuno, cioè, piuttosto che utilizzarle per fare questa cosa, ma perché non le utilizzate per cercare di purificare questo fiume e mandare poi le acque direttamente nel Ticino? Voi siete Regione Lombardia, non è che salvaguardando a sud di Milano non è più Lombardia, o perlomeno è Lombardia solo a sud di Milano? Cioè, anche se voi dovete salvaguardare tutto il territorio, quindi dovete cercare di disinquinare il fiume dall'inizio. Io lavoro per un'azienda chimica. Non c'è permesso di scaricare nei fiumi, non c'è permesso di scaricare nelle fogne, non c'è permesso di scaricare da nessuna parte. A noi, se l'ARPA che è lì tutti i giorni si controlla e se verifica che scarichiamo qualcosa, c'è il penale. Perché non si interviene per far sì che si possa utilizzare questo canale per migliorare le acque del Seveso? Migliorando le acque del Seveso forse le soluzioni possono essere differenti. Io sposo quello che ha detto il sindaco l'altra sera. Le soluzioni vanno trovate attraverso il dialogo, cioè le soluzioni vanno trovate attraverso un confronto, che sia questo comunque trasparente e costruttivo, ma se c'è voglia da parte vostra di farlo, perché se non c'è questa voglia, sappiate che i cittadini senaghesi sanno anche incazzarsi, cioè non è che siamo qui soltanto a subire quello che voi deciderete di fare. Se quello che voi deciderete di fare sta
all'interno di quelle che sono anche le proposte che c'è il nostro gruppo di lavoro che ci sta lavorando da parecchio e che ringrazio tra le altre cose, perché lo sta facendo per dei cittadini. Forse anche noi siamo stati molto disattenti, perché è una questione che parte da lontano. L'altra sera qualcuno parlava del 1998, qualcun altro ha detto del 2005, cioè fatto sta che comunque è un problema che nasce da lontano, lo stiamo affrontando quando ormai avete deciso che volete assolutamente farle. Se si devono fare, ripeto, e il gruppo di lavoro non ha detto che non si deve assolutamente fare nulla, vi ho detto che qualcosa si può fare, ma fatelo con un po' di cognizione di causa, perché se deve essere un'altra opera che deve portare soldi alle casse di qualcuno, non siamo d'accordo. Cioè, non è, cioè voi siete bravissimi, cioè voi siete dirigenti pagati dalla Regione Lombardia per fare questo lavoro, sapete fare il vostro lavoro, e oggi siete venuti qui per dirci che tutto quello che diciamo noi non ha senso. Però vi posso assicurare che insomma un minimo di responsabilità civile dovreste averlo tutti. Cioè non è che perché uno fa un mestiere non si deve rendere conto del disagio che può provocare e di quello che può arrivare, ma di cattedrali nel deserto ne abbiamo viste tante. Cioè non si può fare una cattedrale a Senago e poi magari a distanza di anni dire abbiamo sbagliato, perché quella ci rimane. Allora io vi dico sinceramente, voglio continuare a vivere a Senago e cercherò di far di tutto perché io possa continuare a vivere a Senago. Vasche sì, vasche no, che sia qualcosa che veramente venga tenuto sotto controllo, perché non può essere fatto come al solito qualcosa che poi si fa, si prendono i soldi e poi dopo ci vogliono il triplo dei soldi per poter sistemare o per poter fare la manutenzione. Quindi per favore ve lo chiediamo, almeno io ve lo chiedo come cittadino senaghese, operate con responsabilità. Perché se non avete responsabilità, giuro, ve la facciamo venire noi. Signor De Serio. Buonasera. Io prima di tutto inviterei tutti a fare un salto, andare a vedere il canale scolmatore. Io ci sono stato oggi alle 6 e quello che ci passa dentro non è acqua pulita, ok? Io ho fatto un filmato e lo metterò su internet, quindi tutti potranno andarlo a vedere in modo tale che si rendano conto dello schifo che ci passa all'interno. La mia domanda è una domanda precisa. Ci sono state due esondazioni nel 2014, una il 12 di novembre e la seconda il 15. Le vasche si svuotano in 2 giorni e mezzo, ok? In quel periodo ha comunque piovuto, quindi sicuramente non si sarebbero potute svuotare in maniera veloce. Niguarda si sarebbe allagata ugualmente? Quindi se accade questo, il senso della vasca qual è? Dipende da quante vasche ci sono, però in realtà ok, questa era la mia domanda. Le altre, avevo altre domande, ma i miei predecessori mi hanno anticipato, quindi questa era la domanda precisa. Allora scusate, sono le 11:05, io ho iscritti a parlare 1, 2, 3, 4 persone. Nello stesso tempo, ovviamente, i responsabili di Regione Lombardia mi chiedono di poter rispondere alle osservazioni. Decidiamo come muoverci. Stoppiamo un attimo, li facciamo rispondere e poi intervengono gli altri. Lui deve andare via, allora, visto che viene così baldanzoso, lo facciamo intervenire. Lei, signor? Albergo Mirko, lo ascoltiamo subito. Buonasera a tutti i cittadini di Senago qua intervenuti. Sicuramente ripeterò diverse delle domande che sono già state fatte, però sarò lungo. Io ripeterò alcune delle domande già fatte dagli altri cittadini. Io sarò lungo al contrario degli altri. Sto scherzando.
Allora, mi rivolgo ai rappresentanti di Regione di AIPO e anche ai progettisti dopo. La prima domanda è, volevo sapere perché solo questa sera Regione AIPO viene nel territorio dove verranno fatte le vasche. Oggi è il 22, c'è stato, diciamo, come qualcuno ha detto, le vasche vengono da lontano, però non la voglio prendere lontano anche perché poi la storia non la so, non è che mi sono tanto interessato a questa problematica. Però in ottobre-novembre del 2014 è stato pubblicato il progetto della via, alle quali era possibile poter fare le osservazioni. Le osservazioni le possono fare tutti i cittadini italiani, oltre ai partiti, ai movimenti, alle associazioni, quindi tutti i cittadini. Senago ha 21.000 cittadini, tolti i bambini sotto i 6 anni che non sanno scrivere, potevano farlo tante persone. Quindi come mai voi non siete venuti prima, solo oggi? Il progetto definitivo di queste vasche, quindi c'è stato tutto quanto l'iter, sono state fatte le osservazioni, alcune sono state prese in considerazione, altre, da informazioni che ho recuperato in giro, forse non sono neanche state lette e forse alcune non le avete neanche prese in considerazione o ricevute. Comunque, il progetto definitivo è dell'8 aprile del 2015, pubblicato sul sito di AIPO, e quindi siamo molto vicini alla conclusione del tutto, credo. Ora, il 22 questa sera c'è l'incontro con i cittadini di Senago e di Bollate, e il giorno 24 di aprile, prossimo 21, cioè dopodomani mattina alle ore 10, è stato convocato presso la sede di AIPO, mi corregga, in via Taramelli a Milano, la conferenza dei servizi. Quindi a 2 giorni prima della conferenza dei servizi, che poi magari spiegherete meglio ai cittadini e anche a me, perché bene non so cos'è, come mai questo incontro? E questa è la prima domanda. Il progetto definitivo, quindi l'incontro che ci sarà poi anche venerdì, qual è l'iter? Quali sono le tempistiche? Cioè, stasera ci incontriamo noi con i cittadini, voi vi incontrate per la prima volta, ripeto, con i cittadini di Senago. Non voglio usare parole, cosa mi viene in mente da dire, però non è molto trasparente, visto che va di moda. Non è piacevole questo. Io penso di essere offeso e penso molti di queste persone, però io sono offeso di questo vostro comportamento della Regione Lombardia. Quindi se spiegate poi i tempi, quindi stasera potete dormire, il 24 alle 10 c'è una sfilza di convocati, non sto qui a leggerli perché sono veramente 2 pagine di invitati. Mi sembra di non aver visto i cittadini, ma poi spiegherà bene, ok. Perché la prima vasca è quella di Senago? Cioè, e quindi la prima vasca è quella di Senago e siamo già alla fase del progetto definitivo. Le altre vasche in che stato sono? Cioè, i 4 siti / 5 in totale, perché non abbiamo ben capito, perché dalla slide che avete mostrato avete fatto vedere che Varedo e Paderno sono scorporate l'una dall'altra. Dalle ultime, diciamo, informazioni dei giornali o del popolo, più che dei tecnici, sembra che vengano accorpati, quindi quella slide non è veritiera. E quindi vorrei sapere, di questi siti, gli altri 4, o facciamo 3, a che punto sono? Cioè, sono in discussione? Se ne parla? Si chiacchiera? Sono in una fase di studio? Sono un progetto preliminare? Non credo. Un progetto definitivo? Non credo, perché l'unico progetto definitivo è quello di Senago. Questa documentazione è poi visibile da noi cittadini su un sito della Regione Lombardia piuttosto che AIPO? Cioè io chiunque di noi va in un posto dove c'è un computer con un collegamento e se lo va a vedere. Poi un'altra domanda è, i 2 eventi che si sono verificati il 12 e il 15 novembre. Nel progetto definitivo voi fate riferimento che voi avete fotografato tutti i dati presi da questo progetto al 30 di settembre. Cioè il progetto dice proprio in un punto, in sintesi, considerando il regime
idrologico degli ultimi 5 anni, 2010-2014 fino al 30 novembre, 30 settembre. Quindi gli eventi del 12, del 15 novembre non sono nel progetto. Quindi questo vuol dire che io sto facendo un progetto io, voi state facendo un progetto zoppo. Nel senso, non tenendo conto di questa eccezionalità, infatti è dimostrato che le vasche di Seneca sarebbero state piene, quindi è un aspetto che non c'è mai stato negli ultimi 100-200 anni. Quindi è un progetto che andrebbe rivisto. Quindi noi stiamo costruendo, con i soldi degli italiani, delle vasche che però non sono il meglio di quello che si potrebbe avere. E poi mi servirebbe la possibilità di rivedere dei documenti che avete pubblicato nel progetto definitivo. Bene, la tavola dei disegni, la D61, è possibile proiettarla? No, non c'è una possibilità. Vabbè, allora io ho dei piccoli disegni, quindi non ve li posso neanche far vedere perché sono proprio piccoli e non sono neanche a colori. Però si dice che l'altezza delle vasche dal decreto numero 1829 del 10 marzo, praticamente sono state accolte le osservazioni in quella alla via, in quella seduta sono state alcune accolte e altre no, riassumendo l'unico punto diciamo di abbastanza importante è quello che si fa conto dell'innalzamento della vasca a quota 149 metri sul livello del mare. Vedendo quella slide avevo piacere, si vede che, allora, cerco di spiegarlo, nelle tre vasche, la sezione della vasca 2 e la vasca 3, vediamo il fondo a 149 metri, però c'è una parte dove è rappresentata la quota di 148 metri di fondo, perché sembrerebbe, si vede benissimo che ci sarà sempre la presenza dell'acqua di falda. La si vede dal disegno, la si vede anche con la fantasia, nel senso, se la falda è a 149 metri, come ha detto l'architetto di Bollate, scusi il nome, Valentini, quindi abbiamo già un delta, un'interferenza di un metro, e addirittura nei disegni c'è anche quota 147 metri e 50. Poi parliamo, il 149 metri o 48 è l'estradosso del fondo della vasca. Nelle varie sezioni, che poi potevamo sempre vedere se eravamo fortunati in questa presentazione, quindi anche questa è una pecca, nel senso, io mi aspettavo per la prima volta, venite a Senago e non ci fate neanche vedere delle sezioni, dei disegni, una spiegazione corposa, ricca, cioè io dovevo essere soddisfatto. Invece sono deluso di questo. Purtroppo sembra che tutte le rappresentazioni che io ho assistito delle parti, diciamo, di organi sono tutte carenti. Sembra che i disegni, che fanno capire un po' le persone, non bisogna esporli. Perché è meglio che... Sì, però. Io li ho visti... A sapere di quell'esistenza del sito AIPO, a sapere dei documenti pubblicati, del decreto 1829, cioè uno deve essere abbastanza sul pezzo. Cioè io non so, prima ha parlato un medico, io tante cose di medicina, anzi io non so niente di medicina, penso che io non so niente, non giudico gli altri. Quindi abbiamo questa interferenza e poi la massiccia, diciamo l'estradosso di 148 metri, quindi siamo sotto. E poi c'è che la costruzione della vasca ha come si dice, vedendo le varie sezioni, una frangia di 170 centimetri, un altro 1,70 m. Quindi se noi andiamo a prendere 148 metri sul livello del mare e li togliamo 1,70 m, abbiamo praticamente che siamo sotto la falda, siamo al livello del mare a 146,30 m, il che 2,70 m all'interno della falda. Quindi questo qua cozza con quello che è stato scritto sul decreto, ripeto, numero 1829 del 10 marzo, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia il 12 di marzo di quest'anno. E niente, per il momento mi fermo, grazie a tutti. Allora, scusate, io direi di far questo, abbiamo tre persone iscritte a parlare, io li inviterei a venire, ovviamente mi permetterei sommessamente di dire...
Allora, andiamo alle risposte. Allora chiedo di pazientare al signor Alberio Calamnici e Torri, ok? Va bene. Ok, siamo qua per questo, abbiamo ascoltato con grande attenzione tutti coloro che sono intervenuti, così come altrettanto quelli che interverranno dopo. Diciamo che adesso abbiamo, io credo che sia questo il momento giusto di poter approfittare della presenza dell'ingegner Mille, dei progettisti, sui quali tutta una serie di cose sono state richieste, anche di Fossati. Personalmente una sola precisazione, perché questa mi sembra doveroso reciprocamente, perché in effetti mi ha un po' colpito, in particolare ho segnato male il nome, l'ultimo intervento del signor, io mi sono segnato Albergo, non lo so, però Albergo, ecco, quando dice perché venite qua solo oggi, in effetti mi sembra una domanda ben posta. Veniamo qua oggi perché la regione a Senago, così come in nessun altro posto, non impone la propria presenza. Io, i miei colleghi, Fossati e gli altri, chiediamo permesso, perché qua siamo nella sala del comune e pertanto io chiedo permesso all'amministrazione comunale. Quando ne ho la possibilità arriviamo. Questo è stato reso possibile il 22 d'aprile. Il 22 d'aprile siamo qua. Molte volte. È stato possibile questo? È stato possibile, le ho detto. Così, avete sentito prima il sindaco di Lentate, ma così in tutti i casi, quando c'è la necessità e c'è quasi sempre c'è l'utilità di potersi confrontare. È stato detto questa sera ed è sacrosanto. L'amministrazione regionale non si impone, non emette ordinanze, non fa cosa. Chiede all'amministrazione comunale, al sindaco, all'amministrazione regionale, qual è il momento migliore per fare l'intervento. Ok. Allora adesso, se permettete, sono state fatte tutta una serie di domande molto interessanti, un rapido giro, vediamo almeno le risposte che possiamo dare questa sera. Posso? Sì, cerco di iniziare io, almeno... Ah, io non devo intervenire, no? Sono stato chiamato, non... Prego. Cosa, Assessore Filippini, cosa facciamo? No. Rispondiamo o facciamo... Forse il signore ha inteso male, ho chiesto... Visto che l'Assemblea in questo senso mi sembra si sia espressa, ai signori, ribadisco, Alberio, Calamnici e Torri di pazientare, per cui un attimo di pazienza. Sì, va bene, no. Non c'è problema. Ecco, cerco di rispondere inizialmente ai due interventi che sono stati fatti dall'assessore di Bollate, ma anche da un cittadino di Bollate. L'assessore di Bollate dice che ha bisogno dei dati per venire a esprimere il parere e domani li avrà, promesso, e sono qui davanti a tante persone, li avrà. Però l'assessore di Bollate dovreste sapere che un funzionario della provincia che gestiva il canale scolmatore prima di me fino al 2013, ci sono dei giorni che ci sentiamo anche 5 volte al telefono e quindi l'assessore di Bollate poteva benissimo segnalarmi che non avevamo ancora dato i dati, perché a volte ci sentiamo, è vero o no, assessore Valentini, per le sciocchezze, chiama e dimmi, dammi i dati, non è un problema. Ecco, certo, cioè, i suoi li abbiamo già consegnati, mi sembra, ma chi l'ha detto? Scusi, Vabbè. Il cittadino che ha parlato della gestione del canale scolmatore il 15 e 16 di novembre, il canale scolmatore non è stato spinto oltre i livelli in cui è stato fatto funzionare in altre situazioni. Sì, se guardate i dati storici non è stata... Se guardate i dati storici non è l'unica situazione in cui è andato 42. Il cedimento comunque che ha creato problemi a Bollate si è avuto per un cedimento strutturale, non per, secondo noi, le portate eccessive, e comunque abbiamo preso atto. Certo,
Certo. Nulla è praticamente sempre perfetto. Assolutamente sì. Sì. Sto dicendo questo, la manutenzione straordinaria c'è, tanto è vero che dopo l'evento siamo intervenuti subito con una... Non possiamo riparare... Si fa la manutenzione preventiva e si fa anche la manutenzione dopo, straordinaria dopo l'evento. In quel caso abbiamo fatto la manutenzione straordinaria dopo l'evento, prontamente. Quindi non si è trattato di spingere il canale oltre i livelli consentiti. Io non l'ho detto. No, ma scusi... ho sempre detto quello allora. Ho sempre detto quello. Va bene, vedo che. Va bene. Una risposta più costruttiva. Mi è stato chiesto quale sarà l'iter dopo la conferenza del 24. La conferenza del 24 è una conferenza che può essere preliminare, che può essere conclusiva. Vediamo quali sono i pareri espressi dai vari enti. Io non posso sapere quello che verranno a dire i vari enti, i vari soggetti, e quindi lo sapremo al termine del 24, i tempi della chiusura della conferenza. Vi posso dire, dopo la chiusura della conferenza, se sarà o no il 24 non lo so, che ci sarà da parte dell'ente procedente la verifica sul progetto che uscirà dalle prescrizioni, dalle decisioni della conferenza, ci sarà l'approvazione poi dopo la verifica e la validazione del progetto corretto con quello che risulterà dalla conferenza. Teniamo presente che la via, qui è stato detto da pochi, lascia aperto tutta una serie di decisioni ancora da prendere sulle opere di compensazione, ma anche per esempio sulla se posso finire. Ascolti, posso finire e poi rispondo alla sua, se no se mi fa delle domande mentre parlo non riesco neanche. Sto dicendo che quindi la conferenza chiuderà anche alcuni aspetti che la via ha lasciato aperto. Dopo la validazione ci sarà l'approvazione del progetto definitivo, sarà un appalto integrato e quindi si arriverà all'appalto nei tempi previsti dopo la conclusione anche degli espropri, e poi ci sarà la consegna dei lavori. Naturalmente se la conferenza si concluderà in maniera positiva, quindi questo lo vedremo il 24, non si può dire o ipotizzare altre cose. Poi io inviterei sul discorso della necessità, della priorità della vasca di Senago, perché Senago serve prima delle altre, a rispondere il redattore dello studio del 2011, il professor Paoletti, ma anche il redattore della progettazione definitiva di Senago. Prego. Buonasera a tutti, sono Paoletti. Vi chiedo un attimo di attenzione perché vorrei proiettare una slide, solo una slide. Sì, solo questa slide. Ecco, questa figura ci fa capire come il problema del Seveso sia un problema veramente molto antico. Prima sentivo parlare degli anni 90, degli anni 80, ma qui vedete viceversa uno studio fatto nel 38
nel 1938, quindi, dal Comitato Coordinatore delle Acque della provincia di Milano, il quale accertò che nel decennio 1925-1935 avvennero 255 inondazioni, quindi 255 in 10 anni, 166 comuni coinvolti nella provincia di Milano e Pavia, perché esondazioni che avvennero sia a nord di Milano, sia a Milano naturalmente, sia a valle di Milano. Ecco, questo per dirvi due cose. Uno, che la gravità è antica, la gravità del problema è antica, le criticità del Seveso sono enormi e gravissime, prodotte un po' dall'uomo, certamente dall'uomo, però ricordiamoci che in quegli anni lì l'urbanizzazione era ben diversa da quella che ha fatto vedere prima il dottor Bacco, ma un po' anche dalla natura stessa del corso d'acqua, cioè corsi d'acqua piccoli e impetuosi che spagliano nel territorio poi di pianura, dove naturalmente si allargano, si espandono e avvengono queste piene. Quindi questo è per dire che siamo in una situazione oggi molto, ma molto più grave di quella che era testimoniata in quell'epoca. Secondo aspetto che volevo ricordare, allora, tutto il progetto e tutti gli studi che sono stati fatti sono stati impostati su una linea guida dell'autorità di bacino del Po, che ha deciso, così come avviene sempre, di individuare il progetto, le opere, in funzione del cosiddetto evento di progetto, che è quell'evento di tempo di ritorno 100 anni di cui si parlava prima. Evento di tempo di ritorno 100 anni significa un evento che ha la probabilità di manifestarsi in media una volta ogni 100 anni, ma adesso non stiamo a parlare di statistica, però è un evento che ha un limite. Tutti quanti sanno in partenza che quell'evento di progetto sarà superato, cioè abbiamo tutti fin dall'inizio la certezza dell'insufficienza dell'evento di progetto. Questo perché? Perché non si può salire con il tempo di ritorno, arrivare all'evento millenario, duemillenario, trimillenario, come si fa in altre opere di ingegneria idraulica. Ad esempio gli sfioratori di scarico di superficie delle dighe oggi devono essere progettati per un evento di 3.000 anni di tempo di ritorno, ma già sappiamo tutti in partenza che possono esistere degli eventi che superano i 3.000 anni di tempo di ritorno. Ecco, quindi, ed è per questo che la direttiva è... scusate, adesso ci arriviamo, scusate un attimo, mi stavo di... Avete ragione. Allora, arrivando all'evento sul quale è stato impostato tutto il progetto, prima è stato ricordato che a Palazzolo arriva un'onda di piena che deve essere limitata, che è dell'ordine di 6 milioni di metri cubi di volume, e 4 e mezzo dei quali devono essere eliminati in aree di laminazione. Questa è l'esigenza che c'è a Palazzolo. Allora, abbiamo fatto di tutto per trovare i punti. Ho sbagliato l'intervento. Allora, il progetto prevede delle aree di laminazione per 4 milioni e mezzo di metri cubi. Quindi tra queste c'è anche quella di Senago. Perché Senago? Sulla scusate, no, si inizia invece dalla zona più bassa, bisogna iniziare dalla... Ma lei non deve dire delle cose che non conosce. Lei non deve dire delle cose che non conosce, ma lei sa che cosa hanno fatto in Olanda?
Ma andiamo insieme molto volentieri a vedere cosa è stato fatto in Olanda. Scusate. Ma non dica cose però che non conosce. Proviamo a finire le risposte, se no non si capisce nulla. Scusate. Sì. Scusate, ho visto che ho sbagliato l'intervento e quindi mi scuso con voi. No. Volevo dire solamente due cose ancora e poi chiedo scusa perché mi sono già dilungato troppo. Mi fa rispondere. Allora, tutte. Io credo che la discussione sul prima Senago sia ormai sminuita perché si fanno tutte. Scusate. No. Scusate, le altre vasche di laminazione sono state consegnate come progetti definitivi. Perdoni, ma quale ragione ci sarebbe stata? Dato che lei mi suggerisce una cosa da dire, chiedo io a lei, ma per quale ragione? No, lei l'ha detto a me, lei dice, abbiate l'onestà di ammettere che è la politica che vengo. L'ha detto lei, mica che l'ho detto io. Per quale ragione? Ma dai, no scusami, ma dai. Scusate. Sì. Non è. Perché questo è scandaloso. Ma allora provo a dare una risposta alla domanda. Perché ma le stiamo facendo? Col cavolo ci facciamo delle parti. Dovevamo essere delle persone non lungimiranti. Dovevamo far costruire tutti le palazzoni là. Così le vasche le andavate a fare sulla stessa. Beh. Allora, scusate, i cittadini hanno diritto di essere rispettati e non sempre dall'alto. Allora dite la verità, soldi non ce n'è per farli tutti e quattro. Palle, quando ce li fate vedere, allora faremo la parte nostra anche di Senato. Allora, diamogli una risposta. Diamogli una risposta. Su questo penso che siamo tutti d'accordo, nel senso che
Aspettiamo il riparto che il governo nazionale ha fatto con una delibera CIPE del 20 febbraio per la difesa dell'esondazione delle aree metropolitane. Allora, questo sì. Noi abbiamo, no, scusate. Allora, io provo a dare. Sì, provo da. Sì, provo a dire questo. La priorità nella realizzazione di tutte le aree di laminazione va data sempre a partire dalle zone più basse, perché dal punto di vista del allora ci mettiamo d'accordo perché i casi sono due. Io volevo dare una risposta, toccare due punti tecnici se posso. Vorrei sapere se interessa, faccio la stessa domanda del sindaco di Lentate di prima. Se interessa cerco di darle, se non interessa non. Allora, volevo rispondere sulla falda. Ma io ho risposto che si fanno tutte e quattro entro la. Allora, scusate, io. No, io parlo. Io parlo delle quattro principali. Come mai al Banco Rosso sono 258.000? Posso rispondere? Allora rispondi in questo modo. Ma ce ne sono tante. Io ho un foglio di domande e di risposte. Quindi. Ecco, vede come fa a rispondere. Sono due cose ben diverse. Allora. Va bene. Scusate, io registro da parte loro, una richiesta, o ci danno modo di rispondere o se no chiudiamo la serata e ce ne andiamo. Adesso, signori, guardate, per quel. C'è. Brava, c'è. Grazie. Grazie.
Allora rispondo prima alla vasca di Parco Nord, che io tra l'altro non conosco perché non ho progettato, non sono metropolitana milanese e quindi non conosco, però so qual è il punto di principio che ha seguito metropolitana milanese, ed è quello non di laminare il Seveso, ma è quello di laminare le piene urbane che si formano prima che entrino nel Seveso. Come tali sono piene urbane di minore volume. Quindi non c'entra niente con i 4 milioni di metri cubi di cui stiamo parlando, che sono a monte di Palazzolo. Poi se, questa, se lei non vuole sentire questa risposta, ecco, io guardi, molto volentieri con lei ci troviamo, con chiunque ci troviamo attorno a un tavolino e discutiamo, ma così io non riesco a discutere. Io le sto dando la risposta che è corretta, che è quella vera, e lei non l'accetta. E io che devo fare? Lei non accetta le risposte. No, no, ma no, ma non ci sono questi dati sbagliati nei nostri documenti. Allora io dico, vi sto ripetendo che a Palazzolo, scusami, a Palazzolo la piena del Seveso deve essere azzerata. Perché Senago fa parte del Seveso? Perché durante le piene il canale scolmatore è il Seveso. Allora la vasca di Senago è sul Seveso, lo volete capire o no? La vasca di Senago è sulle piene del Seveso. Come? Allora, le soluzioni che noi abbiamo esaminato da 3 anni, stiamo parlando con voi, con qualcuno di voi, con il dottore Viscomi, stiamo parlando da 3 anni. Quindi le conosciamo benissimo, il dottor Viscomi ha presentato dei documenti e noi gli abbiamo dato le controosservazioni perché quelle osservazioni del dottor Viscomi per noi non erano corrette, erano sbagliate per noi. Poi sono documenti scritti, credo che ci siano pure nel sito, ci sono pure nel sito, quindi si possono leggere le une e le altre. Quindi quando si dice che quei 36-31 di cui si... non è vero. Le portate di progetto del canale scolmatore, in virtù di tutto lo studio fatto per tutto il comprensorio dall'autorità di bacino, sono portate di progetto che devono essere rispettate. Non possiamo, nessuno di noi può non rispettare quelle portate, e quelle portate conducono a poter immettere nel deviatore Olona una portata non di 36 ma di 31. 36 è un numero che non esiste. E se si vede la differenza nell'idrogramma di progetto tra 36 e 31, si capisce benissimo che se fossero 36 si potrebbe ridurre il volume della vasca di Senago, ma siccome 31 non si può ridurre il volume della vasca di Senago. Ora, è difficile dimostrare, come dire, dovrei fare un grafico, dovrei fare una dimostrazione, e però c'è nel progetto, allora bisogna leggere il progetto. Sulla falda è verissimo quello che ha detto l'assessore Valentini, e anzi io lo ringrazio di tutti i dati e tutta la ricostruzione che ha fatto, ma è indipendente dalla scelta del fondo della vasca. Noi già sapevamo, già da 4 anni, che la falda poteva salire, e diciamoci anche, io sono d'accordo con la sua proiezione che ad oggi porta la falda a 150 e qualche cosa, e adesso aspettiamo gli ultimi dati. Ma io diciamo pure di più, l'abbiamo visto in migliaia di altri casi, in migliaia di altri progetti, che la falda potrà salire anche di più, ma noi abbiamo fatto un progetto che cautela da questa interferenza con la vasca. Se lei non ci crede, io che devo fare? Lei non ci creda, lei ha tutto il diritto di non crederci, però il nostro progetto rende questa vasca completamente indipendente dalla falda.
Ma no, ma chi l'ha detto questo? Ma legga bene il decreto via, non c'è scritto questo. E poi è stata fatta un'altra osservazione, come mai c'è 140, non mi ricordo da chi, ma sono osservazioni pertinenti, il fondo vasca è 149 quando invece si vede in altri disegni che c'è un approfondimento, scusate, che va al di sotto di 149. In realtà questa è una scelta progettuale che può essere anche cambiata, perché nella scelta progettuale originaria, che poi è stata mantenuta e anche la via si è espressa nel senso di mantenerla, aspettando poi eventuali conclusioni della conferenza dei servizi, è stata fatta la scelta di dotare le due vasche, la seconda e la terza, di un laghetto permanente. Ora questo deve andare incontro alla popolazione, non contro la popolazione. Se la popolazione non lo vuole il laghetto permanente, quello non si fa, è chiaro, non c'è nessun problema. Io vi posso dire che molte popolazioni vogliono i laghetti permanenti. Quindi molte, molte popolazioni vedono le vasche di laminazione non come un problema, ma come un'occasione. Voi no. Va bene, stasera abbiamo capito che è un problema, il 24 ne terremo conto, visto che è rimandato alla conferenza la decisione. Va bene? Perfetto. No, no, no. Non l'avevamo capito che non volevate i laghetti, l'abbiamo capito stasera. Sì. C'è un altro aspetto che è stato toccato e che è molto rilevante, è molto importante. Ho capito che la fonte dei laghetti c'è l'acqua di falda, non l'acqua del Seveso. Certo, certo. Cioè, la fonte dei laghetti c'è l'acqua di falda, non l'acqua del Seveso. L'avete capito questo o no? Cioè, ascolti, allora, io non voglio discutere il fatto che voi non le vogliate, abbiamo capito che non le volete, ma se nel caso, ripeto, nel caso venga approvato il progetto, la domanda è: volete sul fondo della vasca l'acqua di falda, non del Seveso? Ma basta, bene, grazie. Questo l'abbiamo capito. Ma signora, ma noi mi scusi, lo sappiamo, signora, già adesso, ma già che fatto, la vasca è già fatto. Da solo non è sufficiente, è così milione. Come non è sufficiente la vasca di Varedo e non è sufficiente la vasca di Palermo. Devono essere realizzate tutte, devono essere realizzate tutte. Abbiamo capito, signora. Signora, mi perdoni. Allora, d'accordo. Allora, signora, un secondo. Allora, innanzitutto abbiamo da sentire altre quattro persone che hanno pazientato. Io dico che hanno il diritto di parlare come tutti quelli prima. Poi mi perdoni, una cosa importante che lei ha detto, la mia impressione è che la Regione vada avanti come un carro armato e non sia disponibile a modificare in niente
quello che è il suo programma, il suo progetto complessivo. Ripeto, opinione. Aspetta. Quello che invece le voglio dire è che, così come stasera e così come in tutte le altre occasioni che la cittadinanza rappresentata dal sindaco lo vorrà fare, noi siamo sempre disponibili a discutere. È passato via velocemente, un attimo, il sindaco di Lentate ha detto: stiamo discutendo con la regione per modificare il progetto che ci è stato presentato perché per noi poteva essere migliore. Il sindaco di Lentate, qua questa sera. Prima è stato fatto, non abbiamo parlato delle vasche di Faredo e di Paderno, stiamo ugualmente discutendo con le amministrazioni di quei due comuni che hanno chiesto degli adeguamenti e delle modifiche. Anzi, e allora è nostro interesse, signore, è nostro interesse, perché è chiaro a tutti, così come a voi, anche a noi è chiaro che tutto quello che può essere fatto per realizzare un progetto con un minimo di consenso e senza le barricate ci aiuta, ma questo ci è chiarissimo. Così come stiamo lavorando, ci stiamo confrontando con Lentate, con Varedo, con Paderno, la nostra disponibilità a discutere all'infinito a Senago, con Senago, con l'amministrazione Senago, con i gruppi, c'è ieri, c'è oggi, ci sarà sempre per domani. Allora, così come avviene e è avvenuto nelle altre amministrazioni, vuole che non capiti a Senago? Ripeto, ci mettiamo, perché ci è stato chiesto, ci mettiamo la faccia, io, Fossati, Mille, che è il responsabile unico di questo procedimento, noi siamo sempre e saremo sempre disponibili a ragionare. A volte si riesce a trovare l'intesa, facciamo tutto quello che è possibile fare per trovare l'intesa, perché come è interesse, signora, suo e di tutti quelli che sono qua dentro, è anche interesse nostro per riuscire a realizzare il progetto. Pertanto oggi ci lasceremo, appena abbiamo finito, in quello che è stato una prima occasione di incontro, e io spero che ce ne siano tante altre, tutte quelle che saranno necessarie. L'unico mio auspicio, dopo però sto zitto perché sennò andiamo avanti troppo, io vi prego, oggi noi non siamo venuti qua per questa sera per convincere nessuno, e contrariamente a quello che è stato detto, nessuno di noi ha detto le idee che sono state proposte sono sciocchezze o quant'altro. Noi rispettiamo completamente tutto il lavoro che ci viene mandato, l'ultimo che mi è stato dato settimana scorsa quando c'è stato il forum e tutti quelli precedenti, e io le assicuro, signora, che le guardiamo con grandissima attenzione. Quello che le voglio dire è, nel momento in cui muro contro muro rende un po' difficile discutere, perché per discutere bisogna avere la disponibilità di tutti a riuscire a sedersi.
Avevamo Alberio. Ah, è lui, ok, prego. Grazie, buonasera a tutti. Sono Arturo Calaminici del Comitato Acque Pulite, l'alternativa alle vasche. Ora è tardi e non voglio togliere molto, ancora altro tempo. Spero di avere occasione di incontrare i cittadini di Senago e il Comitato di Senago in modo tale da poter svolgere una discussione approfondita su tutta la materia. Mi limito a fare solo una osservazione, oltre che appunto portare la nostra solidarietà ai cittadini di Senago. Le vasche sono, come evidente, oltre che una soluzione arcaica e indecente, che pensare di stivare milioni di metri cubi di acqua in alcune buche è un fatto, come dire, medievale. Ma sono una strada sbagliata. Sono un vicolo cieco. Per le cose che sono state dette qui stasera, e non solo dal pubblico, ma anche dai relatori stessi. Sono una strada sbagliata per le cose che diceva l'ingegnere Valentini, in modo molto preciso, chiaro e appropriato. Sono sbagliate per le cose che diceva il relatore, cioè che andiamo verso un peggioramento delle condizioni climatiche notevole, progressivo e notevole. Sono sbagliate per quello che adesso aggiungo io, cioè che in pancia ai piani di governo del territorio del milanese, non voglio fare il caso particolare di Senago, ma in generale di tutti i comuni, in pancia ai piani di governo del territorio ci sono altri milioni di metri cubi di edifici da costruire, altre superfici da impermeabilizzare. Non siamo in una fase in cui, come dire, in qualche modo si stanno smontando tutti i fattori di aggravamento degli equilibri ambientali. Siamo in una fase in cui questi equilibri sono giorno dopo giorno, come dire, più compromessi, vanno peggiorando giorno dopo giorno. Le vasche sono un finto rimedio. Occorre intraprendere una strada nuova. La strada nuova è quella che finalmente, dopo secoli, anzi per la prima volta, in Italia per la prima volta, dice che le acque piovane sono una risorsa, una ricchezza che va tutelata. Cosa è avvenuto fino ad oggi? Fino ad oggi avviene che l'acqua arriva dal cielo e finisce nelle fogne, attraverso i tombini finisce nelle fogne e poi nel fiume. Una ricchezza si trasforma in una sciagura, in un disastro. Nel momento in cui le acque pulite vengono immesse nella fogna e poi nel fiume, nel letto del fiume, creando le onde di piena, eccetera, diventano una sciagura. Quello che noi dobbiamo volere è che questo non avvenga, che le acque pulite siano separate dalle acque sporche. E poi dobbiamo volere una seconda cosa. Dobbiamo volere che la disciplina delle acque meteoriche, delle acque piovane, ecco, sia programmata, cioè che ci siano leggi, che ci siano strumenti amministrativi, piani di governo che prevedono come sul territorio gestiscono le acque piovane. Fino adesso non è stato così. Nella storia che c'è stata fino ad oggi, da che mondo è mondo, non è stato così. Mancano le leggi, adesso mi dicono che la Regione Lombardia sta preparando un provvedimento legislativo per la invarianza idraulica, che stiano studiando questa cosa. Manca nella programmazione prima della provincia,
Io ho fatto un emendamento che in qualche modo, in parte, in una parte, ha fatto entrare questo argomento sulla separazione delle acque nel piano territoriale della provincia. Manca nella pianificazione dei comuni e manca poi nella operatività concreta. Io credo che questa sia la strada. Questa però è una strada che neppure, come dire, all'orizzonte è intravista dalla progettazione di cui stiamo discutendo. Neanche all'orizzonte, non è previsto. È previsto che si continui così, con la confusione dell'acqua pulita con l'acqua sporca, con il fatto che l'acqua arriva sul territorio impermeabilizzato e rapidamente finisce nelle fogne. Questo è previsto, ma questa è l'inciviltà. Questo vuol dire le vasche, e le vasche sono un fattore grave dal punto di vista sanitario, sono un'offesa all'ambiente. Noi dobbiamo percorrere un'altra strada, e prima iniziamo e meglio è. E io che di questa questione mi occupo da parecchi anni, ecco, forse nel frattempo avremmo potuto incominciare a fare i primi passi nella direzione giusta. E se mai cominciamo, mai termineremo. E i primi passi sono quelli che in qualche modo facevano capolino nell'intervento della sindaca di Lentate, dove ha pronunciato la parola invarianza idraulica. Invarianza idraulica è un termine che andrebbe specificato, sviluppato, eccetera, eccetera. Però credo di capire che piano piano sta facendo capolino una impostazione più corretta. Ecco, le vasche sono una finta soluzione. Questo, e da qui dobbiamo incominciare a ragionare. Il comitato che io ho l'onore di coordinare è assolutamente disponibile a confrontarsi, a ragionare, a presentare delle proposte, a incontrarsi con i tecnici, a chiedere ancora pressantemente che questo piano venga modificato alla radice per iniziare un nuovo corso, una nuova storia assieme. È la stessa storia che abbiamo iniziato con i rifiuti. Nel 90 c'era stata la crisi dei rifiuti, dappertutto c'erano le orrende pire dei rifiuti, anche nel Parco Nord, è vero, poi si è intrapresa la strada della separazione, del riuso, del riciclo, e oggi gli impianti li chiudiamo, gli inceneritori oggi li chiudiamo perché è cresciuta una nuova cultura, nuove pratiche giuste sono diventate, si sono diffuse, e oggi okay. Gli inceneritori li andiamo a chiudere. Dobbiamo iniziare anche per l'acqua piovana un percorso diverso, un percorso di civiltà. Grazie tanto. Allora, io mi devo scusare, ma prima ho letto male il nome del cittadino che invece ora deve intervenire, che è Alberico. Lo invito a venire, ho detto, era scritto Alberio, mi scuso. Buonasera, pur avendo apprezzato molti dei discorsi che ho sentito finora, molte parti del discorso, dei discorsi, io qui vorrei un attimo sottolineare alcuni aspetti che secondo me non sono stati toccati così come meriterebbero, ed altri che non sono stati toccati per niente. Uno dei problemi, per esempio, del Seveso è che esso oggi è appellato fiume, ma perché è soggetto a una serie di scarichi che una volta non aveva. E questi scarichi provengono all'origine da attingimenti sulle falde. Sono insediamenti produttivi che attingono acqua dalle falde per varie ragioni e poi li scaricano nel fiume.
Questo significa che anche in tempi non di piena il Seveso è diventato un fiume e lo chiamiamo fiume. Il problema che vorrei sottolineare è quello degli inquinanti chimici. Secondo me non vengono toccati adeguatamente perché l'opinione pubblica è fortemente condizionata dai inquinanti organici umani, va bene, mentre quelli qui chimici sono ben più pericolosi. Molti di loro sono cancerogeni in quantità di microgrammi scaricati nella falda possono provocare fino a 15 metri cubi di acqua inquinata in falda e in tutto il problema degli inquinanti chimici si riconduce alla categoria degli scarici di tipo industriale. Uno studio fatto per la provincia di Milano da una ditta specializzata, il cui esito è su internet, parla chiaramente di tutta una serie di inquinanti metallici e altri, per esempio del settore del legno, va bene, molti dei quali nemmeno analizzati fino in fondo, nemmeno conosciuti, va bene, ma quelli conosciuti sono in larga parte cancerogeni. Allora, esiste un problema della riduzione della portata del Seveso anche in tempi normali, esiste un problema di combattere lo scarico in fiume, perché lo scarico in fiume si presta alla diluizione degli inquinanti. Io attingo acqua, diluisco, abbasso le concentrazioni, ma questo però porta a dei problemi insolubili, perché porta rapidamente la soglia della quantità del volume dell'acqua e delle portate al limite in cui la depurazione è problematica. Chiaro? Quindi io credo che la Regione Lombardia dovrebbe intervenire in maniera un po' più seria a riguardo, fare un programma di riduzione degli scarici, che si potrebbe fare mettendo i contatori, per esempio, i contatori di acqua tinta, mettendo penalità, creando dei depuratori pubblici in cui intervenire e scaricare i liquami, per esempio, di carattere industriale, evitare la miscelazione tra inquinanti industriali e inquinanti di tipo organico e umano. Va bene, questo potrebbe essere all'origine, potrebbe essere quel quid che fa scattare la fattibilità di un progetto di depurazione, laddove che così come oggi io non riesco a vederlo. Avendo lavorato 20 anni nel settore, con varie responsabilità, va bene, dalle ceramiche al settore organico e compagnia bella, va bene, veramente mi metto le mani nei capelli quando sento dire che qualcuno vuole depurare il Seveso così com'è. Com'è possibile fare una cosa del genere? Non è assolutamente possibile se non si fa una ricognizione con la separazione delle acque di tipo industriale da quelle che non lo sono. Io mi rendo conto che problema andiamo a toccare. Qui si tocca il problema, per esempio, dell'Europa, che adesso ci ha preavvisati, che ci multerà, eccetera, eccetera. C'è il problema delle concorrenze internazionali. Io sono stato in Germania, ho visto che anche loro, pur essendo tedeschi, scaricano un sacco di porcheria nelle acque. E quindi esiste il problema della concorrenza, della libera concorrenza dei produttori. E a questo punto il produttore non fa l'impianto, non tanto perché non ha i soldi per farlo, ma perché trasformerebbe l'impianto in un costo industriale perpetuo. Va bene, mentre il concorrente che è in Germania non fa l'impianto e quindi lo batte nei mercati internazionali. Questi problemi io non ho sentito parlare e mi preoccupo molto, perché i miei concittadini li vedo molto preoccupati
delle questioni organiche, idrologiche e compagnia bella, cose che io lascio volentieri ai tecnici perché ho fiducia di loro. Però a me fa molto paura, molto molta paura, il problema degli inquinamenti tipo industriali. Ora, ritorniamo un attimo alle vasche. Le vasche, se ho torto ditemelo subito, le vasche durante i guasti si trasformano in pozze di terra, pozze nella terra, perché una fiancata, va bene, se c'è un fenomeno, una scossa sismica o qualche altra cosa, può benissimo perforarsi e a quel punto lì si possono avere dei problemi. La valvola che è messa in fondo al piatto di cemento, che ha questa funzione di stabilizzazione con la falda eccetera eccetera, come tutte le valvole, può bloccarsi e può diventare qualcosa che manda l'acqua su come la può mandare giù. E mi auguro di no, qui io mi auguro di no. Tutte le valvole però fanno questo alcune volte quando si ingaggiano. Va bene, ritiro questa notazione, però dico che l'impianto di laminazione, la vasca di laminazione, in determinate situazioni può diventare una semplice fossa nella terra. Questo è un problema che è grave in presenza di inquinanti di tipo organico e biologico e diventa un problema gravissimo quando ci troviamo di fronte agli inquinamenti di tipo chimici. Lo studio di cui vi dicevo a monte, va bene, è uno studio fatto da gente del settore, va bene, e la risposta di un professore specializzato nell'analisi delle acque diceva chiaramente, va bene, che diciamo la nocività degli inquinanti di tipo chimico è lontana dall'essere stata a fondo determinata, perché ci sono molte sostanze che sono sicuramente cancerogene, ma quanto lo siano non è stato ancora studiato. Okay. Quindi io raccomando e mi fermo a questo punto. Grazie tanto. Allora, abbiamo due ultimi interventi. Io mi spiace fare la parte di quello che in qualche modo cerca di accelerare, però ecco, mezzanotte, vediamo un pochettino anche di eventualmente lasciare ulteriori eventuali controrepliche e poi la chiusura al nostro sindaco. Abbiamo Massimo Torri. Buonasera. Io sono di Bollate e la prima osservazione che devo fare è un po' di sconcerto. Qui di Bollate ne vedo davvero pochi, di cittadini di Bollate, e con una piccola nota di polemica mi rivolgo anche all'assessore, perché, ed è una polemica trasversale a tutte le forze politiche bollatesi, da noi a Bollate delle vasche di Senago se ne parla davvero poco e invece ci riguarderà davvero tanto, perché la falda riguarda noi, in particolare la nostra fazione di Cassina, ma anche le polveri riguarderanno noi, perché il vento porta verso Cassina. E quindi l'impatto ambientale su Bollate non sarà poco. E il fatto che a parte non se ne parli, o se ne parli pochissimo, credo che debba essere una cosa che vada un po' presa per mano. Vengo adesso un attimo a considerazioni più sul discorso del progetto e faccio velocemente un piccolo excursus, perché da questo excursus io ho capito un po' di cose. Circa un anno e mezzo fa, insieme ad altri, ho cominciato ad occuparmi delle vasche, perché a un certo punto l'assessore Maran ci ha detto: la sapete una cosa, quel progetto lì è così grande, in realtà abbiamo pochissimi soldi, il Comune di Milano ci mette la quota e si fanno le vasche di Senago e le altre si vedrà. Un anno e mezzo fa fu così l'impatto con l'assessore Maran, il che disse perché? Ma perché il problema era politico, cioè il problema non è mica di rispettare le esigenze del sindaco di Lentate,
Il problema era di salvaguardare Niguarda. Allora è chiaro che si parte da valle, perché se devo salvaguardare Niguarda non è che vado a prendere le vasche di Lentate, devo prendere la vasca la prima, ultima, perché se no... Dopodiché però successero due eventi a luglio e poi a novembre, e in quell'occasione, siccome il secondo incontro con Ran fu a gennaio, gli dissimo, diciamo a lui, ma guarda che quei due eventi lì, anche con le vasche di Senago a pieno regime, tu te li prendevi tutti e Niguarda andava sotto lo stesso. All'inizio no, ma poi era sì. E allora si era capito un attimo che forse la vasca di Niguarda era fatta, uno, per un passaggio politico e due, perché c'erano pochi soldi. Ma li metteva al Comune di Milano. A quel punto gli abbiamo detto, guarda che se quel progetto lì tutto intero ha un senso, deve avere un senso, ci sono due problemi. Uno, che manca una quinta vasca a valle, e guarda caso poi l'avete inserita, quindi lì se ci serve di no, e poi l'avete inserita. Beh, l'assessore ci disse che non serviva granché. Poi abbiamo detto, ma la tombinatura del sotto Milano del Seveso, se non vai a pulire lì, fa la diga. Un mese e mezzo fa sono stato a una riunione a Niguarda, c'era anche l'assessore Maran, c'era l'assessore Granelli, ci hanno fatto vedere le slide, fatto vedere voi stasera, con la tombinatura pulita. Bene, loro ci dissero, beh, ma non era così sporca, forse si poteva fare anche meno di pulirla. Voi oggi avete detto che c'era un 33%, un terzo di problemi. Noi abbiamo le foto che c'erano gli alberi di traverso che facevano da diga. Quella sera alle 2 di notte sono state pubblicate delle foto con gli alberi di traverso che facevano da diga. Allora anche quell'aspetto abbiamo detto, ma meno male, perché se dovevate spendere 10 o 20 milioni di euro il Comune di Milano sul progetto di Senago, forse se le spendeva per pulire la sua tombinatura non era più un'idea malvagia, perché il progetto che avete fatto voi è il progetto che serve per quell'esondazione eccezionale uno in 100 anni, ma Niguarda va sotto due volte l'anno, quindi c'è anche un'ordinaria amministrazione da gestire. L'ordinaria amministrazione si gestisce pulendo i tombini a Milano, la tombinatura, facendo le ispezioni, guardate, fatte perché non c'erano, allargando lo scolmatore come abbiamo chiesto a suo tempo e cominciando a pulire il Seveso, perché il problema è lì, è tutto lì, perché se quelle acque fossero ragionevolmente pulite poi i ragionamenti sarebbero assolutamente diversi. Il problema poi di nuovo è, in quel progetto lì, e lo si capisce benissimo, la vasca del Seveso, la vasca di Senago è residuale, serve proprio per quel centenario, perché se no è difficile comprendere come possa essere utile, perché se no c'è lo scolmatore, no? È per quel centenario. E allora, di nuovo, io sono convinto che il fatto di aver essere partito da Senago diventa un problema politico per cercare di salvaguardare Milano il più possibile, ma un progetto considerato nel suo insieme va visto tutto, se no la vasca di Senago è inutile. Abbiamo fatto anche un'altra osservazione un anno fa, abbiamo detto attenzione alla falda. Un anno e mezzo fa la vasca di Senago era di 1.100.000 metri cubi, 1.000.000 metri cubi, è stata salire di 3 metri perché c'è la falda. Fuori onda quella sera ho parlato con un tecnico AIP, un vostro collega, e gli disse, ma non sei preoccupato che la vasca continua a salire, di se scavi troppo poi da un paio d'anni di trovare che la vasca è inutilizzabile perché c'è un problema di falda che comincia a far traballare la vasca, a renderla poco sicura? Ha detto sì, certo, ed è il motivo, se non l'avete fatto vedere, ma quella sera ci fece vedere una slide in cui state accelerando tantissimo sui progetti delle altre vasche, un po' perché ci sono i soldi, speriamo, un po' perché c'è quel problema lì, che quando finirete di costruire la vasca di Senago non è escluso che da 14 salite a 11, perché la falda sta continuando a salire e impermeabilizzare la falda, come diceva l'ingegner Paoletti, è un bel problema, è un bel problema, perché è un'area enorme
E non è così semplice pensare di metterla in sicurezza rispetto a una falda che sale e che spinge. E quindi è evidente come c'è una necessità di elaborare un progetto molto più completo, perché rischiamo di aver buttare via dei soldi, e siccome il problema di toccare la falda è un problema penale, è chiaro che quella vasca rischia di rimanere inutilizzabile da qui a qualche anno. Volevo chiudere qui dicendo, invitando i tecnici dell'ALPO, gli ingegneri dell'ALPO, a davvero prendere in considerazione il progetto che è stato presentato qua a Senago settimana scorsa, perché credo che sia assolutamente un progetto coi piedi per terra, che tenga conto delle esigenze di tutti e che si faccia anche carico delle esigenze di tutti, dove Senago ci mette del suo. Per quanto mi riguarda, come bollatese, ci mette del suo, ma diventa un progetto sostenibile. Grazie. Bene, abbiamo l'ultimo intervento, la terza. Buonasera, grazie. Diciamo, per la possibilità che viene offerta, effettivamente se AIPO e i tecnici vengono da Senago è ovvio che i cittadini si esprimono, a volte anche in modo rabbioso, però questa è diciamo un'altra considerazione. Volevo fare due o tre appunti, evitando di ripetere quello che è già stato detto. Il professor Paoletti ha fatto vedere la bella slide delle esondazioni 1925-1935. Generalmente quando vedo numeri e slide e grafici mi ricordo un libro che sicuramente conosce, di origine anglosassone, che si chiama Mentire con le statistiche. Noi prendiamo i numeri e a volte, no, però mi fa, cioè nel senso, adesso le spiego cosa le voglio dire. Non è che non credo che ci fossero esondazioni, però un conto è avere una preoccupazione, finisco il pensiero, non le sto dando del bugiardo, ma non le sto, professor Paoletti, non le sto dando del bugiardo. Dicevo, un conto è l'esondazione come è vissuta oggi, perché attenzione, tutta l'esondazione di cui parliamo è incentrata su un quartiere di Milano che è Niguarda, che diciamo prende un'area di 500 quanti metri quadri, quanti chilometri quadrati è? Io conosco i milioni di metri cubi. No, sono i 6 milioni di metri cubi che il Seveso scarica a Niguarda. Sono sempre quelli. Saranno di più, forse saranno anche di più. Sono 9, non 6. Quindi siamo sempre quelli. Okay. È la stessa acqua, gli stessi sedimenti che oggi sono su Milano. Sì. E sono sull'entrata. Quindi quello che le volevo dire. Su Cesano Maderno, sono sempre quelli. La slide che ha fatto vedere probabilmente parlava di terreni agricoli, per cui magari all'epoca, nel 1938, i problemi erano ben altri. Questo ecco perché non le sto dando del bugiardo, ma sto facendo una considerazione. Può essere vero, ma i problemi erano altri. Ad oggi invece si tratta di salvaguardare un territorio come quello del quartiere di Niguarda, e ovviamente sono un consigliere di zona, per cui, o comunque come cittadino o come amministratore, io mi preoccuperei di un bilancio di costi. Quanti sono i costi a Niguarda e quanto mi costano le vasche? Vi dico che ho fatto un accesso agli atti, ma sono 3 mesi, non è ancora pervenuto un preventivo, un consuntivo, non da voi, un consuntivo di quanto effettivamente il Comune di Milano spende per colpa delle vasche. Però da quello che ha elencato l'assessore Granelli nei vari incontri, che ovviamente purtroppo il mio destino in questi anni è inseguire Granelli, Mille ed altri, e praticamente in 5 anni non ha superato il 5 milioni di costi, per quanto elencato da Granelli, no? Però ripeto, sto parlando dal dopo il 2010 al 2014, per cui insomma, però è ovvio che dovrei avere tutti i dati in mano per poter parlare.
Seconda considerazione che è stata sfiorata dal cittadino di Bollate appena, diciamo, poco tempo fa, quando si parla di pulizia del tratto Tombinato a Milano. Allora è ridicolo vedere come da una parte Granelli si affretta a dire a Niguarda: guardate che era pulito, era al 95% della sua efficienza. Qui invece il dottor Fossati, vabbè, sono queste le parole o le registrazioni, invece qui il dottor Fossati, dico giusto, Fossati o Fossato? Fossati, giusto. Quindi si affretta a dire: guardate, era sporco, era colpa della sporcizia. Però, no? Ok. Ha detto un terzo, ha detto due terzi, guardate, ostruito. Abbiamo detto, ok. Dai segreti, ok. Ok, e quindi veniamo a un altro mistero, no? È un altro assioma che colpisce il tratto Tombinato di Milano, che trovate in tutti i giornali scritto: il tratto Tombinato di Milano verrà punito, pulito, ma non in tutta la sua interezza. Cioè, in pratica, il sifone sotto Piazzale Istria ha una capacità potenziale di 80 metri cubi al secondo. Però alcune scelte assiomatiche, direi, perché fino ad oggi diventa un assioma, dice che non deve essere più pulito più di tanto. Cioè il canale sotto Milano deve arrivare a massimo 40 metri cubi al secondo, altrimenti si sposta il problema più a sud. Per cui non è mai stato chiarito qual è questo sud e perché alla fine, dato che deve arrivare in Lambro, non può arrivare in Lambro nelle campagne. Sarebbe, diciamo, bene che questo punto proprio venisse illustrato bene, non soltanto a parole. Terzo punto, questo tocca il fatto perché l'ingegner Paoletti o comunque l'AIPO, quando affronta uno studio, dice: bene, quali sono i mezzi burocratici e legislativi che abbiamo a disposizione? Questi. Qual è il problema che abbiamo? Le esondazioni, come lo riserviamo 4-5 buconi per trattenere l'acqua? Perché? Perché quelli sono gli attuali mezzi urbanistici che si hanno e il massimo che possono fare i comuni è nel PGT prevedere il rispetto dell'invarianza idraulica. Però attenzione, per chi vale il principio dell'invarianza idraulica? Da chi presenterà il progetto dal giorno dopo in cui entra in vigore il regolamento o la legge? Quindi in pratica e quindi praticamente l'Italia cosa dovrebbe fare? Stravolgere questo limite, quindi andare non ad abbattere le case, ma quella cosa che è decementificazione, e quindi recuperare il territorio. Al contrario, si dovrebbe spingere, per cui voi come dirigente di Regione Lombardia anche a pensare in quest'ottica, perché sappiamo che è una scelta, come dire, impopolare, però se è l'unica che abbiamo a disposizione per non devastare ulteriormente il territorio, è in quella direzione che dovremmo spingere. No, ho detto, non voglio dire che bisogna buttare giù le case, ma mettere in atto, ecco, ok, rendere permeabile quello che è stato reso impermeabile, e quindi con tutti quegli interventi di microlaminazione, tetti verdi, ingrossamento dei tubi di fognatura eccetera, che sono, diciamo, tutti interventi diffusi che ovviamente chiedono tantissimo tempo. Però sappiamo che se è un intervento diffuso, ovviamente questo bisognerà approntare un calcolo, una valutazione dei costi, però sappiamo che è qualcosa che resta nel tempo, perché è diffuso, perché andrà a rallentare anche il flusso di acqua verso il fiume, quindi le erosioni saranno anche evitate e tutto il resto. Quindi bisognerà spingere anche in quella direzione. Va bene, perché poi perché Senago, tutta la storia del perché proprio Senago la prima, quella... cioè, insomma, diciamo, vabbè, non voglio affrontare questi problemi, perché voglio invece sottolineare un ultimo punto, però non vogliatemene male, e l'ultimo punto si chiama conflitto di interessi.
Allora, io mi occupo del Seveso, sono un ingegnere elettronico, automatico e mi occupo di informatica. Per fortuna, sono contento di occuparmi del Seveso perché, a parte diciamo essere un esondato a mia volta, quindi uno che riceve l'acqua del Seveso, anni guarda, professionalmente non ho nessuna minima pretesa di prendere un appalto o un qualcosa che riguarda il Seveso. E quindi, però mi capita di vedere progetti sul Ticino, sull'Adda e, professor Paoletti, ma la vedo dappertutto. Va bene che è bravo. E sarà sicuramente è bravo, però cioè, come sono i progetti che vengono che sono stati nel passato rispetto a 1, 2, 3, 5 che vuoi consolidare anche questo dato? No, non lo so, perché non è un dato economico che mi interessa professionalmente. Per cui dicevo, il fatto di vedere sempre lo stesso studio associato, no? Associato ai piani di fattibilità generale, beh, un po' mi dà fastidio come cittadino. Allora, io già prima ho sentito una frase secondo cui il progetto sarebbe stato guidato dalla politica. Adesso sento la sua frase, per cui c'è qualche sospetto. Io non lo posso accettare. Io sono 50 anni. Sono 50 anni che faccio la professione, sono 40 anni che insegno all'università come professore ordinario di idraulica, quindi le cose le conosco bene e certo. I miei progetti sono fatti perché sono convinto di quei progetti. Perché se ci fosse un ente politico che mi dicesse come fare il progetto, io lo saluto quell'ente e vado via. Moderati i termini, per favore. No, ma io non sto accusando di nulla. Il professor Paoletti ha vinto delle gare europee. Basta. Perfetto. La terza, per piacere. Chiudiamo l'intervento. Aggiungo che ne perdo tantissime di gare. Gare che ne perdo. Okay, lei insegna al Politecnico, quindi un bravo docente dovrebbe creare anche bravi progettisti, per cui mi aspetterei che anche chi esce dai suoi corsi di laurea, indipendentemente, magari possano occuparsi dei vari progetti. Comunque, non mi sto arrampicando sugli specchi, perché non è un discorso che fa acqua il mio. La terza. Ma sono tutto il resto. La terza, in ultimo, finisco, quello che da ultimo mi aspetterei, che mai un progetto, no, esecutivo fosse affidato a lei. Quindi io spero di non trovarlo mai. Infatti non farà l'esecutivo, perché se è un appalto integrato l'esecutivo lo farà chi vince l'appalto, nel caso si vada verso la realizzazione della vasca. Ok. Comunque io spero in una tutto questo anche per dire che cosa. È la legge, non è una speranza. La legge dice che un appalto integrato, chi ha fatto il progetto definitivo non può partecipare alla gara. È la legge. Partecipare alla gara, quindi sarà un altro il redattore del progetto esecutivo. Sarà contento, non ci troverà nella testata del progetto. Va bene, poi comunque sappiamo benissimo che in senso lato questa tipologia di intervento delle vasche di laminazione, qui non è stato detto, favorisce grandi appalti e il movimento terra, lo sappiamo tutti. Invece altre tipologie dovrebbero favorire le piccole imprese e le imprese giovanili. Quindi speriamo che spingiate su quello al più presto. Va bene, allora a questo punto gli interventi sono finiti. Io darei la parola brevemente appunto ai nostri ospiti per quanto riguarda eventuali precisazioni e controrepliche, dopodiché lasciamo la parola al sindaco per le conclusioni. Certo, io farei a lei, al sindaco e soprattutto a tutti i cittadini questa proposta, perché ci farebbe piacere adesso ripartire dando le spiegazioni, confrontandoci eccetera eccetera, ma ormai è veramente tardi. Io le faccio questa proposta, io le assicuro che nell'arco di pochi giorni io mando al comune, in modo tale che possa essere messo a disposizione
di tutti, come possiamo dire, le risposte che siamo in condizione di dare, io credo sostanzialmente a tutto, rispetto alla totalità degli interventi che io ho ascoltato questa sera, in modo tale che tutti i cittadini presenti, se lo possono vedere, dopo facciano liberamente ovviamente tutte le loro considerazioni. Diciamo che tutto quello che è stato detto è stato talmente importante che forse sarebbe un po' difficile poter dare le risposte in questo momento. Bene, un attimo soltanto. Allora, io prendo atto di quello che dice il dottor Baccolo e ovviamente lo ringrazio. Però permettetemi due minuti, due. No, un attimo. Just a moment, ragazzi. So che siamo stanchi, domani mattina la sveglia è per tutti. No, ma i due minuti sono di questo tipo, verosimilmente, spero, costruttivi. Allora, qui abbiamo presente rappresentanti, la maggior parte, il dottor Fossati è uno di questi, della direzione territorio di Regione Lombardia. Una direzione, diciamo così, vicinore, sempre di Regione Lombardia, quell'ambiente ha messo in campo il progetto di sottobacino del fiume Seveso, finalizzato alla bonifica dello stesso, quindi alla bonifica delle acque del Seveso, le quali, se fossero di qualità accettabile, molti problemi non li creerebbero. Quindi a questo punto la domanda è: come mai non si è pensato di invertire le priorità, cioè lavorare prima sulla bonifica delle acque per poi evidentemente andare ad approntare dei progetti che sarebbero verosimilmente molto diversi dagli attuali? Una seconda invece questione che io invito il dottor Baccolo, perché a questo punto lo invito a essere conseguenziale, lui ha dato la sua disponibilità ad un confronto sistematico, serrato e ripetuto, ovviamente l'ora è tarda, non è il caso, però ricordo a tutti, non a lui che ovviamente è ben consapevole, che ormai domani, perché oggi siamo il 23, visto che è intercorsa la mezzanotte, ci sarà appunto la conferenza di servizi sul progetto definitivo. Sarebbe veramente umiliante e offensivo nei confronti della cittadinanza senaghese se domani, 24, voi chiudereste la partita e il progetto sarebbe definitivo. A questo punto, mi spiace dirlo, ma ci avete soltanto raccontato una serie di balle. Quindi vi chiedo formalmente che il 24 non si chiuda niente, che ci rincontriamo e sicuramente faremo tesoro di questo vademecum che voi ci manderete, puntuale e preciso, che però non deve essere ovviamente una specie di epitaffio una volta che invece l'opera è stata decisa. Se no, veramente anche la persona che io rispetto, perché l'ho sempre visto molto vicina a quelle che sono le sollecitazioni e le problematiche dei cittadini, andrebbe in qualche modo a perdere la sua credibilità. Grazie. Boh, io ringrazio tutti i partecipanti questa sera perché il contributo è stato notevole dal punto di vista proprio dei contributi che sono stati portati all'attenzione dei rappresentanti di Regione e di AIPO, visto che l'ingegner Mille ha precisato questa sera venga a conoscenza che non volete l'interferenza e quindi i laghetti perenni all'interno del bacino. Probabilmente perché l'amministrazione, negli incontri che ha avuto con AIPO, ha espressamente detto che le vasche di laminazione proprio non le voleva. Cioè, mi auguro che questo messaggio perlomeno sia arrivato forte e chiaro, perché se no mi sorge il dubbio che poche parole. Questo mi sembra giusto dirlo. Pertanto, Senago, l'espressione del Consiglio Comunale di Senago, lo sapete benissimo, con 4 ordini del giorno, 4, dal 2010 ad oggi ha sempre ribadito che le vasche di laminazione sul proprio territorio non le vuole, e il Sindaco del Comune di Senago, io, chi mi ha preceduto e il commissario nella parentesi successiva allo scioglimento del Consiglio Comunale, ha sempre ribadito questa convinzione che è il deliberato del Consiglio Comunale, e questo continueremo a fare perché il mandato che il Sindaco ha, perché l'ho detto l'altra sera in Consiglio Comunale, perlomeno questo Sindaco non è lo sceriffo di Durango, quindi non fa quello che gli pare. Il Consiglio Comunale ha votato delle mozioni e le mozioni il sindaco del comune di Senago le ha riportate ai livelli
che sono stati necessari sino ad oggi per il progetto preliminare, per la presentazione del progetto Seveso, per la via e quant'altro sino ad oggi si è intavolato per, nel processo che porta alla, alla decisione finale sulla, sulla opera oggetto del, dell'incontro di questa sera. C'è stata una domanda che è stata posta: perché solo questa sera Regione Lombardia si presenta? Il dottor Baccolo, se non ricordo male, è dirigente del settore territorio, del direttore del settore territorio dal 2013, con l'avvento della, della nuova amministrazione e con l'insediamento dell'assessore Beccalossi a, a ricoprire il, la delega assegnata dal presidente Maroni. Bene, con il dottor Baccolo ci siamo incontrati da subito, appena insediato l'assessore, perché io richiesi a suo tempo di incontrare l'assessore e rappresentare la contrarietà del comune di Senago. Già da allora il dottor Baccolo mi rappresentò la volontà di venire a Senago per sentire gli umori e per presentare anche il progetto. Io ho rappresentato a mia volta, proprio perché per mia natura non ritengo di essere lo sceriffo della situazione, ho rappresentato questa mia questa richiesta di, che mi arrivava da Regione al gruppo di lavoro, ed insieme al gruppo di lavoro si è stabilito di non dare corso alla, alla richiesta, perché noi avevamo bisogno di tempo per studiare approfonditamente il progetto, avevamo bisogno di tempo per redare delle proposte che fossero sostenibili dal, sotto ogni punto di vista, dal tecnico al, al politico e quant'altro, e questo tempo abbiamo cercato di impegnarlo per cercare di avere la massima convergenza possibile su quelle che erano le posizioni di Senago. Allora, per dire che non è stato tempo buttato via, basti solamente elencare che prima di questa parentesi del gruppo di lavoro, che a Senago è attiva dal 2013, dal gennaio 2013, il problema della qualità delle acque, oltre alla quantità, non era neanche stato preso in minima considerazione, perché oggetto dell'intervento di AIPO era solamente il mettere a regime 6,7 milioni di metri cubi di acqua, che sono i volumi che creano la criticità sul corso del, del Seveso. L'aver portato, oltre l'aspetto quantitativo, l'aspetto qualitativo, è sicuramente un risultato da ascrivere al gruppo di lavoro del Comune di Senago. C'è un altro punto, che è quello dell'adeguamento del canale scolmatore. Noi nel corso del, di quell'anno abbiamo lavorato per portare prima di tutto in provincia questa ipotesi, perché il canale scolmatore allora dipendeva dalla, dalla provincia, e in audizione in commissione del, in una commissione del Consiglio Provinciale portammo questa esigenza, l'ingegner Mille, il dottor Fossati presenti, il Consiglio Comunale, non tutto, la commissione recepì questa nostra esigenza, tant'è che poi la richiesta fu assunta a quel punto da Regione Lombardia e sviluppata da AIPO, e si sta procedendo all'adeguamento del canale scolmatore anche nel tratto senaghese. C'è un punto che abbiamo sollevato con forza nella, in quelle che sono le osservazioni alla via, noi ma anche i cittadini e i comitati, il comune di Bollate, che era l'interferenza con la falda, lo abbiamo sollevato con forza. Ecco, è un primo risultato, non quello che sicuramente attendiamo, lo abbiamo registrato, perché abbiamo, abbiamo verificato una riduzione dai 975.000 metri cubi agli 810 del, del definitivo, da quota 146 si va a 149 di, sul, sul livello del mare. Certo, non sono, questo non è un risultato che ci soddisfa, tant'è che nelle osservazioni che noi porteremo il 24, le anticipo chiaramente, noi solleveremo ancora la criticità, perché riteniamo che in, quei 40, in quelle 40 pagine di osservazioni che abbiamo presentato alla via, molti
Molte osservazioni erano riconducibili solo e unicamente ad un aspetto ambientale, quindi che con una attinenza specifica alla valutazione di impatto ambientale, ma altre hanno una valenza anche ben superiore rispetto a quello che è un aspetto comunque importante della procedura. E pertanto sarà nostro compito risollecitare Regione Lombardia su questi ulteriori argomenti. Ho colto, e qua lo dico da cittadino, da primo cittadino, questo è il mio ruolo, rappresento il Consiglio Comunale, ma a maggior ragione devo rappresentare anche soprattutto la cittadinanza, tutta la cittadinanza. E negli interventi di questa sera si evince una ragione, l'utilizzo della ragione, mi si perdoni il bisticcio di parole, che la Regione molte volte ha evitato di considerare. Ecco, l'invito che mi sento per l'ennesima volta di proporre ai funzionari di Regione Lombardia, utilizziamo la ragione, perché le sensibilità di aria vasta a Senago non mancano, però non possiamo subire il torto, noi che abbiamo contribuito in un'ottica di aria vasta a preservare il 40% del nostro territorio all'urbanizzazione, per regalarlo al Parco delle Groane, perché per noi il Parco delle Groane è una ricchezza, noi che della sussidiarietà ne abbiamo fatto un vanto nella continuità amministrativa di questo Paese, non possiamo essere tacciati di coloro i quali si fanno gli interessi del proprio giardino. No, questo non ci stiamo assolutamente come cittadinanza. Quindi, sia chiaro, le istanze sono state sollevate, noi abbiamo dei corsi di acqua nelle Groane che sappiamo apportano dei contributi al canale scolmatore, di quelli vogliamo farci carico, lo abbiamo sempre detto. Se è necessaria la vasca di laminazione per il Pudiga, il Garbogera, la si faccia. Se si vuole seguire quello studio di raziocinio e di intelligenza applicata veramente al dialogo, che è il contributo di Giuseppe Viscomi che ha presentato la settimana scorsa, lo si faccia. C'è tempo e modo per trovare soluzioni che soddisfino le esigenze dell'intera vasta area della metropoli milanese. E noi, ripeto, io rappresento il Consiglio Comunale, ma la cittadinanza di Senago vive e lavora prevalentemente a Milano, quindi i disagi del Seveso li subisce indirettamente anche per motivi economici, motivi di studio e quant'altro, così come ogni altra persona che in ambito provinciale, in ambito cittadino, in ambito regionale gravita comunque su Milano. Qua ci sono ben poche persone, presumo, che abitino a Milano. Tra tutti noi, lei, però siete veramente una minoranza. Sui 1,5 milioni di abitanti, Milano ogni giorno sapete benissimo che diventa polo di concentramento di 4 milioni e mezzo di persone che per i più svariati motivi si riversano quotidianamente verso il capoluogo. Quindi noi marziani non lo siamo, qualcheduno verde c'è, però marziani non siamo come quelli che vengono definiti, qualcun altro è rosso, qualcun altro è giallo, qualcun altro è azzurro, però siamo variegati, ma su una certezza siamo tutti accomunati. Noi le vasche di laminazione a Senago non le vogliamo. Punto.